ascoltando e guardando è Fumble. Pensavo me che tempero una matita. E anche te che temperi una matita, ma soprattutto è Fumble. Strange 20 ore di Wyoming. fila di Matteo Scandolin che tempera matite. Oh, È un mestiere anche questo, su eh. YouTube ci sono le 10 ore di Gandalf che fa Pew! No, ma stavo per dire di qua, Roberto, grazie. E quindi noi facciamo 20 ore di Matteo Scandolin che tempera una matita. Beh, uno di quei film indipendenti Sì, polacchi. Tipo Il assolutamente. cappotto di Zio Bologia. Muto con i sottotitoli che indicano pensieri degli attori, dei personaggi, che però non c'entrano niente con la E alla situazione. fine si scopre che i pensieri erano del camion, di 2 ore e mezza di tragitto Esatto. del camionista. Intanto Era tutto nella sua salutiamo testa. Marco che ci dice buonasera cultisti. Buonasera, buonasera Marco. E effettivamente quello che state ascoltando questa sera è Fumble Cult. Speciale Ferragosto. Speciale Esatto. quasi Ferragosto. È una edizione non ridotta, ma diversa, nel senso che abbiamo Manto da remoto e Matteo Scandolini in studio con noi. Quindi tecnicamente Matteo è presente? Sì, uno dei due almeno sì. Il Almeno uno bellissimo dei due. Matteo, Non è detto che direi. io sì. No, però se posso permettermi, amici, volevo raccontare questo aneddoto perché l'anno scorso io dissi a Claudio: Claudio, ma quanto sarebbe bello se comprassimo il manuale di Cult? E lui disse: Cazzo, sì, sarebbe bellissimo. Si può dire cazzo, sì. Si può dire anche di peggio. Si può dire anche sì. Pene, quanto sarebbe. Pene, sarebbe bello sì che se Pene e comprassimo vagina, le avventure di. il manuale. Lo comprammo con l'idea di giocare e non giocavamo mai. Giocaste voi una volta, credo, ad Halloween, mi Ad pare. Halloween, ad Halloween. Una partita che è meglio dimenticare. Non è vero, era bellissima, solo che Ma non era cult. non era riguardo le aspettative di Claudio. Esatto. E allora Perché in un horror non può esserci un prete che fa jiu-jitsu? va bene, lasciamo Adesso lo perdere. spieghiamo perché. C'è un motivo valido dietro. E niente, allora, visto che Claudio Postorino è via e bla bla bla, voi eravate in pausa, ho detto: ma se invece giocassimo a Cult? E Claudio ha risposto testuali parole: pene sì, punto esclamativo. Non credo di aver detto pene, però potrei sbagliarmi, potrei aver detto cazzo. Ma in Sì. ogni Io uso caso, di nuovo padre Flanagan. no. Quello che giochiamo stasera è una nuova avventura di cult, cominciata da zero, ambientata nel Wyoming, per la precisione nel dicembre 2015 a Colkirk, un piccolo paesino sulle Bullhorn Mountains del Wyoming a nord, quasi al confine col Montana. E prima di questo vi devo dire che Fumble è il podcast di Infatti, giochi di mi ruolo stupivi, di eh. QWERTY.it. QWERTY.it è il network di questa trasmissione. Ci trovate a @FumbleGDR o a @QWERTYcast. E cose importanti che potete fare per noi in questo momento sono: 1. Andare su QWERTY.it, aprire una pagina a caso e candidare QWERTY come miglior radio online a Macchia Nera Internet Awards. La seconda cosa importante che potete fare è andare su QWERTY.it/associati e, come Matteo in webcam sta facendo vedere, darci i vostri soldi. Sembrava, sai, i telegiornali quelli con la tizia che fa Sì, per i per i muti, non vedenti, per i i non muti, udenti. i sordi. Per i non vedenti, certo, Sì. Matteo. Io ho detto per i No, muti, io ho detto per i muti, quindi ancora meglio. tutti e due. No, devo anche dire questa cosa qui, cioè Due su ho tre. un'ansia da prestazione fottuta, maledetta, e per vincerla, oltre a temperare matite, ho anche bevuto un martini qui al bar, quello del baracchino in Al Piazza di drive-in. Esatto, in Piazzale Istria, che li fa carichi come Cristo, e quindi sono un po' rallentato. Però posso andare a prendere della carta della stampante per prendere appunti? No, perché No. c'è della carta nei cassetti, adesso non ricordo più quale perché ho Sì, cambiato mobile, frugo. ma lì c'è della carta. Buonasera Alessandro, Luca e Simone. Ehi! E in remoto c'è Matteo Mantovanelli che ci sta seguendo in diretta. Ok, Non è vero. è vero, sì, quelli li puoi usare. E 2 parole su Cult e sul perché abbiamo cambiato dall'ultima volta. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto la creazione del personaggio vera, come andrebbe fatta, che è stato disastroso, perché Roberto è un power player di merda e quindi ha deciso che faceva un prete vecchio. Pignolo, pignolo. No, di merda. E Cosa c'è quindi, di power playing nel fare il vecchio maestro di jiu-jitsu? se fosse Feng Shui, Fosse niente. stato giovane, era perfetto. Ma non sarebbe stato un prete. No. Il problema è che era un prete Un vecchio prete non maestro può di jiu-jitsu. avere un passato?
no secondo cult che si basa su degli archetipi che sono degli stereotipi basilari di personaggi. Mi sentirà il codaco. Va bene. Per fare questa nuova sessione invece abbiamo affrontato la questione dal metodo di creazione veloce dei personaggi e abbiamo fatto una scheda di creazione dei personaggi che potete usare anche voi e che trovate su fumblegdr.it nella sezione materiali di gioco. Lo vedo che padre Flanagan è un mito, sì, è vero, ma non lo leggerò. Ma l'hai già fatto, ma questo è il potere di padre Flanagan. Chi lo sa, l'ho fatto davvero. Non è detto. E comunque quell'avventura deve continuare, io lo esigo. No, è vero, sono curioso di vedere come quell'avventura continuerà ad Halloween con il De Benedettis. La cosa importante è la S. Abbiamo fatto i personaggi usando il metodo di creazione veloce, il che vuol dire che uno, sono più deboli mediamente, e due, sono più fedeli all'archetipo, perché le cose le scegli in base all'archetipo che hai scelto. Per la precisione, questa sera i personaggi giocanti saranno il dottor Jeremy Cook, interpretato da Matteo Altovanelli. Giuro, non faccio la S, però mi viene spontaneo fare il vecchio. Che ha 65, non lo farò. Ha 65 anni, quindi è giustificato se lo fa. C'è Steven Skalnick, che è il giovane Don Giovanni. Giovane. Maturo ormai, cioè quasi maturo, 40 anni. Maturo fuori, ma giovane dentro. Esatto. Don Giovanni di Colkirk. E Dan Winchester, il mandriano ex cavalcatore di rodeo. Ehi amico, non so cosa sia questa QWERTY, ma sembra una figata. Interpretato, come avete intuito, da Roberto De Luca, che se fa un accento gli spengo il microfono. È magra e sana ed è carne montana. Ecco, anche tu, Manu, però non mi stai aiutando. Cult è un gioco prettamente horror, per cui molte cose... Ho cercato di convincere la mia dolce metà a venire a giocare spacciandoglielo per un horror filosofico. Ma invece è solo un horror. Cosa sarebbe, quindi... Quale sarebbe un horror ma filosofico? Ma che cazzo ne so, era per invogliarla, ma non ci sono riuscito. Dato che è un horror, i personaggi non sanno quasi niente l'uno dell'altro, perché c'è quel alone di mistero e ogni personaggio potrebbe avere una quantità di vantaggi e svantaggi, ma soprattutto una quantità di segreti oscuri. I segreti oscuri sono una particolarità di Cult che abbiamo cercato di sfruttare nella maniera più idonea e bieca, anche. E bieca alla storia. Parlando un attimo di dove siamo, perché è importante capire dove siamo. Siamo nel nord-nord-est del Wyoming, per la precisione appunto sulle Bighorn Mountains. Il dov'è paese, il Wyoming? Il Wyoming è il penultimo stato a nord prima del Canada. A nord c'è il Montana ed è circondato dallo Utah, l'Idaho, il Colorado, il Nebraska e il sud da Dakota. Non ce la siamo preparata, eh. Si aspettava per la domanda. Io sono preparatissimo. Ed è bagnato dai fiumi. È bagnato da... In realtà voi siete attraversati dal Ranger Creek, che è un fiume che esiste veramente, e quindi Colkirk è attraversato da questo fiume. La città più vicina a Colkirk è Buffalo e Sheridan, che è vicino alla Interstate 90. Sti cazzi. Ma Colkirk esiste davvero? No, okay. L'ho inventato io, ma è nella Johnson County. Cerchiamo subito Johnson County. Abitanti 4907 ad oggi, erano un po' di più settimana scorsa, ma purtroppo sono successe delle brutte cose. Quanti di più? Adesso lo scoprirete subito, in realtà voi lo sapete già. A Colkirk da una settimana circa ci sono forti bufere che ogni giorno rendono difficile spostarsi e le strade e i sentieri sono bloccati a causa delle nevi e di alcune valanghe. Le temperature non scendevano così tanto dal 1980, tra parentesi, anno di nascita del buon Dan Winchester. No, lo dico soprattutto per la webcam, così. Ecco, ho già fatto casino. La notte le bufere si placano, ma purtroppo i lupi, spinti dalla fame, arrivano in città alla ricerca di cibo e nell'ultima settimana già 3 persone sono morte attaccate da questi branchi di lupi. Sono state fatte a pezzi. Mentre 4 sono state ufficialmente dichiarate disperse a causa delle valanghe e della neve. Il giorno in cui ci troviamo è un venerdì sera,
e benché l'elettricità venga spesso a mancare, le comunicazioni siano interrotte verso l'esterno, anche quelle satellitari, a causa delle bufere, è stata indetta una serata di commemorazione in memoria di queste 7 vittime di questo freddo e gelido inverno, e tutta la popolazione è stata invitata a partecipare a questa commemorazione presso il municipio di Kolkirk, anche perché la Guardia Nazionale, che ha una base appena al di là del Ranger Creek rispetto a dove si trova il vostro villaggio, avrebbe avuto dei consigli su come affrontare la questione e sopravvivere a questa bufera. E vi trovate dunque in questo momento nel municipio di Kolkirk, molto vicino alla casa di Steven, che abita molto in centro. Il loft. Permettimi. Il loft. Ok. E infatti sono lì al raduno cittadino con due strappone. E oltre a il sindaco, Selina Denson, che è sul palco a parlare in memoria di questi poveri concittadini che hanno dato la vita in questo gelido inverno, vedete che ci sono alcuni soldati della Guardia Nazionale, e di fianco al sindaco, in piedi, vedete quello che è evidentemente un generale, un colonnello, comunque un ufficiale di alto grado, che segue il discorso. È abbastanza particolare come uomo, avrà sulla 60ina d'anni, ha una benda su un occhio, una folta barba, e benché sia in ufficiale da uniforme, vedete che è vestito molto comodamente nella parte di pantaloni e stivali, in modo da non essere intralciato dalla neve che continua a scendere in questi giorni. Io sono appoggiato dietro in fondo e mi accendo una sigaretta. Il sindaco continua commemorando. Noi sappiamo come si chiama questo militare. Sì, il generale è una figura abbastanza di spicco della comunità, perché appunto la Guardia Nazionale è appena oltre il fiume, quindi tutti i militari sono molto ben conosciuti, e questo è il generale Dorian Worrell. Tra parentesi, se volete vedere i PG di questa sera, i PNG di questa sera, li potete vedere su fumblegdr.it, yeah, nella pagina Il Cast. Tra le... ovviamente non ci sono tutte 4.907 le persone sopravvissute di Kolkirk, alcuni sono bambini, alcuni sono vecchi che non possono uscire di casa, però diciamo che il grosso della popolazione è qui. E di fianco al sindaco vedete che ci sono tutte le persone di rilievo del paese, tra cui appunto anche il dottor Jeremy Cook, figura di spicco della comunità in quanto ha fatto nascere la maggior parte della popolazione locale degli ultimi 30 anni. E ha anche fatto i certificati di morte della maggior parte. Esatto, è il tipico dottore di paese, un po' pelatino con dei lunghi baffi e un po' di barbetta, e vestito abbastanza elegante ma senza eccedere. Il sindaco Selina Denson sta concludendo il proprio discorso di commemorazione. Vedete che il generale Worrell si sta preparando ad avvicinarsi al microfono. E quando si avvicina al microfono... funziona? Buonasera, Kolkirk. Purtroppo ci troviamo in questa fosca serata, sia per commemorare i nostri caduti che per affrontare la situazione che ci si prospetta. Abbiamo approntato alcune misure di sicurezza in modo da assicurarvi di poter giungere a casa il più sicuri possibile. A ognuno di voi verrà affibbiato un gruppo. A questo gruppo verrà affidato un set di walkie-talkie, in modo da poter rimanere in contatto finché le comunicazioni con l'esterno non saranno ripristinate. Vi invitiamo a raccogliere la strumentazione in dotazione
e a non spegnerla mai per nessun motivo. Ogni radio è collegata con le altre in modo da poter sentire se sta accadendo qualche cosa nel paese, ma uno dei canali avrà il sopravvento e sarà quello del vostro gruppo. Vi invitiamo a non spegnere mai tali apparecchiature. Se doveste spegnere tali apparecchiature, verrete ritenuti morti. Purtroppo è un caso di estrema emergenza. Vi invitiamo a seguire le procedure esattamente come sono state pensate dal nostro gruppo di unità anticrisi. La seconda cosa che vi devo comunicare è che purtroppo c'è stata una nuova vittima nelle strade di Kolkirk. La vittima non è ancora stata riconosciuta, quindi invitiamo chiunque fosse in possesso di informazioni su delle persone potenzialmente scomparse a presentarsi all'ospedale di St. Mary. Nel caso conosceste questa vittima, vi invitiamo a identificarla. Dobbiamo sapere chi è scomparso e quando è scomparso e perché è scomparso. Detto questo, lascio la parola al nostro sindaco, la signora Denson, che sicuramente avrà delle parole di conforto per voi. E mentre il sindaco si riavvicina al microfono, Steven, che durante questo discorso del generale ero lì che facevo paura alle due smandrappone con cui sono, che avranno poco più dell'età minima per andare in giro con un maggiorenne, diciamo. Tu hai 38 anni? Sì. Ok. 39 anni. Tira un dado per una prova di ego. Sì, un dado da 20. In Cult la terza edizione si usa solo il dado da 20. Fallito miseramente. Ok. Ma devi tanto. Fare di meno? Devi fare il meno possibile. 20 è critico, fallimento critico. Ho fatto 19. E devo fare meno di 7. E 1 è il successo. Il contrario di fumble. Esatto. Il contrario. Ma devi fare di meno del valore per riuscire. Sì. Sì. Meno fai, meglio è venuta l'azione che stai facendo. Sì, è importante il quanto di meno. Quindi lui l'ha fallita tanto. Lui l'ha fallita tanto. E infatti... No, tanto, di più di tanto. Dottor Cook. Sì? Lei vede entrare da una delle porte secondarie della stanza dove vi trovate a fare questo evento di commemorazione, una persona che non vedevi da... quasi 35 anni. E là là. E per la precisione è il dottor Walter Greenwood della Opus Magnum Engineering. È una persona ha più o meno la tua stessa età, ma il tempo è stato molto molto più delicato con lui e sembra essere invecchiato molto meno di quanto tu sia invecchiato. Sì. È una persona molto alta, vestita molto bene e che ci tiene a far vedere che è vestita bene. È entrato da una porta secondaria e sta guardando il sindaco e il generale che stanno facendo il loro discorso sul palco, ma vedi che si sta avvicinando verso l'entourage del sindaco, probabilmente per scambiare qualche parola. Ok, io lo guardo con il sopracciglio alzato, ma rimanendo seduto a scaldarmi le mani. Nella mia copertina che mi ero portato dietro, perché si sa d'inverno bisogna stare al caldo, anche perché è l'inverno più freddo dal 1980, quindi, e le mie vecchie ossa lo sentono, e lo seguo cercando di capire con chi sta parlando, come, che atteggiamento ha, che idee gli frullano per la testa, perché immagino che l'ultima volta che l'ho visto non fosse, come dire, in un bar a parlare di football. No, però puoi fare a questo punto tu una prova di recuperare informazioni. Recuperare informazioni. Che è una delle tue abilità, anzi davvero? Capacità. Ah, sì, giusto. E se uno non ha quella capacità? Se uno non ha quella capacità, la sua capacità è 3. Ah, ok. E quindi, aiuto, col dado ho fatto 9 e io ho 10. Ok, quindi ci sei riuscito con un +1. Yeah!
Che strano che alla seconda riga delle abilità più alte Manto abbia veleni e droghe. Che strano. Dai, ho messo medicina come primo e sì, psicoterapia. Sì, ma pari merito per le mie droghe, stesso punteggio. L'hai solo scritto dopo apposta per non far vedere che lo mettevi per primo. Sì. Cos'è che ti interessava sapere esattamente? L'atteggiamento, capire un pochino cosa voglia dell'entourage, ma sensazione proprio. Ok. Perché, non, dicevo prima, non devo averlo lasciato nella situazione più pacata del mondo. No, l'ultima volta che vi siete visti non è stata una delle situazioni migliori, ma adesso vedi che sta sorridendo, sta stringendo mani ad alcuni dell'entourage del sindaco come se fossero amiconi, e dall'atteggiamento generale di questa persona capisci che è in amicizia o comunque vuole essere in amicizia con i poteri forti di Colkirk, per cui sia il sindaco che il generale per ora non lo stanno ancora guardando, ma vedi che lui si sta spingendo in quella direzione in modo da essere già pronto quando l'assistente personale del sindaco o del generale lo presenteranno a queste persone. Ma la situazione in questo momento è che sul palco c'è la classica cosa con il banchetto col microfono e dietro le sedie con i vari ruoli. Sì, 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 è esattamente. E io sono su una delle sedie oppure a fianco del palco? No, tu sei su una delle sedie lì dietro. Ok, allora in realtà rimango lì seduto e continuo a seguire con lo sguardo, vedere se mi riconosce anche. Stringe le mani a un po' di persone, arriva fino a te e vedi qualcosa nei suoi occhi come un cenno di riconoscimento, quasi ti fa l'occhiolino senza farsi vedere dal resto delle persone lì intorno. Ti stringe vigorosamente la mano, ti sorride e ti dice: è un piacere rivederla dopo tanto tempo, dottor Cook. È un piacere mio, dottor Walter, è data così tanto. Purtroppo sì, è stato molto più di quanto fosse necessario, non pensa? Le occasioni della vita ci hanno portato a separarci, ma vedo che lei è ancora in buoni rapporti politici, come suo costume. La politica non fa assolutamente per me, io sono qua solo come cittadino interessato a quello che sta succedendo nella cittadina di Colkirk. Purtroppo è una brutta, brutta situazione e noi della Opus Magnum vogliamo fornire tutto il sostegno necessario affinché questa crisi non sia così grave. Mi sembra giustissimo, anche se ammetto che ero convinto lei si fosse trasferito, ma... Bah, ma sono dettagli, il trasferimento è stato una cosa puramente formale, il mio cuore rimane legato a questo luogo. Ottimo, 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 come bypass immagino, va bene. Le auguro una buona serata, dottor Cook, a anche presto. Anche lei, dottor Walter. Continua a stringere mani ad altra gente. Mentre il generale e i suoi soldati stanno iniziando a distribuire appunto la strumentazione. Vedete che hanno tre grosse casse di walkie-talkie sul palco. Come funziona la distribuzione? La distribuzione funziona che loro chiamano dei nomi. Ah, li chiamano loro? E assegnano dei gruppi già scelti in precedenza, tenendo conto della disposizione geografica delle persone. No, una domanda, i miei genitori sono presenti? No, i tuoi genitori non sono presenti, hanno lasciato a te l'onere di presenziare in quanto famiglia più ricca del villaggio, perché purtroppo tua madre è lontana da Colkirk da qualche giorno e, date le situazioni non torna. Attuali, non riuscirà a tornare presto per un evento di beneficenza che si sarebbe tenuto al confine col Colorado. Un evento di beneficenza fatto per commemorare le tribù indiane locali Shoshone che si trovano appunto nel sud del Wyoming e che sono state martoriate dall'uomo bianco, le solite puttanate di madre, mentre tuo padre
non aveva semplicemente tempo per stare dietro, certo, a queste sciocchezze mondane, dato che deve seguire gli affari di famiglia. Certo. Distribuiscono tutti i walkie-talkie. Vedete che chi cerca di uscire prima viene fermato dai soldati della Guardia Nazionale e intimato a rimanere fino a che il loro nome non viene chiamato. E uno degli ultimi gruppi è il seguente. Veniamo un po'. Dottor Cook, Steven Skolnick e Dan Winchester. Oh, cazzo. E Matilda Branwich. Oh, mio caro, adesso mi sfugge il nome. Come sta tua madre? È da un po' che non la vedo. Beato lei, dottore, io la vedo fin troppo spesso. Cioè, sempre quella volta ogni 3 mesi? No, ogni quattro. Ah. Solo per ritirare l'assegno. Cioè, quello che dai tu a lei? No, quello che loro danno a me. Ah, non hai ancora ricominciato a lavorare, mio caro. Dottore, sa benissimo che non ho mai lavorato in vita mia. Ah, giusto, mi confondo con tuo fratello, probabilmente. Questi sono gruppi per... Alla fine? Sono gruppi per affrontare il freddo e avere una comunicazione interna al paese. Ok. Ma... Caro Manto. Steven Skolnick ha una cosa interessante. Caro dottore, sa benissimo che mio fratello è morto appena nato, quindi per favore evitiamo le battutacce, grazie. Oh, giusto, scusa, sai, siete in così tanti. Nel paese, immagino. Sì, non in famiglia. E accendo una sigaretta. Vabbè, quando abbiamo finito con queste cazzate possiamo andare a casa ora. Lui probabilmente tra l'altro lavora per mio padre. O ha lavorato. Lavora per uno che lavora per tuo padre. Sì. Matilda. Matilda Bronwick. Dottor Cook, faccia un tiro su ego. Sì, ok. Raccogliere informazioni. Ora che le abbiamo prese, possiamo andarcene a casa? Se l'ho capito giusto, ho fatto meno 3. Quanto hai fatto col dado? 16, ego 13. Sì, però ti ho detto raccogliere informazioni. Allora purtroppo come funziona, spieghiamo un secondo come funziona Cult. Ci sono delle caratteristiche base e delle abilità secondarie. Le abilità primarie o le basic skill o le come vogliamo chiamarle sono il massimo che potete raggiungere comprando uno a uno le capacità, ma non contano quasi niente nel tiro di dadi. Ottimo. Quindi raccogliere informazioni, ti ho fatto 16, quindi ha fatto meno 6. Esatto. Ok, niente, dicevamo. Io non ti aspetto una risposta. Sì, siete invitati a uscire in gruppo e a proseguire nella direzione delle vostre abitazioni. Le abbiamo scelte geograficamente vicine una all'altro, in modo che possiate arrivare il più sani e salvi a casa. Ma quindi la gente che è morta in questo periodo è morta anche per la bufera, non solo per i lupi? Alcuni sono, anzi la maggior parte sono morti per la bufera. Alcuni sono stati attaccati dai lupi sul confine della città. Purtroppo sono degli incidenti incresciosi che speriamo si limitino il più possibile date le seguenti istruzioni alla popolazione. Se aveste costruito 3 case decenti non ci sarebbero stati questi problemi. No, volevo salutare Pietro e Andrea. Sì, Andrea che ha perso il treno, mentre Pietro sta perdendo le Olimpiadi. Non so chi dei due ha messo peggio, cioè nel senso mi spiace per entrambi, se vi piacciono i treni. Mi dispiace per Andrea, non mi dispiace molto per Pietro perché le Olimpiadi... Titolo di domani, 3 imbecilli giocano... in culo alle Olimpiadi. Ma non si possono fare gif di questa diretta, come le Olimpiadi. Perché non si possono fare gif? Vabbè, perché nelle Olimpiadi non si possono fare gif, quindi neanche di questa. Per il regolamento? Sì, il regolamento del Comitato Olimpico. E quindi se le vedi su Facebook te le tolgono. Ma mi stai prendendo per il culo? Dai, non è possibile. Giuro. Ma per... Va bene, ok, non importa. Non entriamo nel merito. Ma se faccio dei MOV? No. Chi lo sa? Va bene, ok, non importa. L'importante è che sono 256... No, cos'erano? Colori. Non importa. Chi è che prende il walkie-talkie? Io lo prendo e me ne vado. No, avete un walkie-talkie a testa. Ah, a testa, pensavo uno a gruppo. Solo che, no, è un walkie-talkie a testa. C'è una frequenza principale, che è quella del vostro gruppo, che sentite sovrastare le altre, e di sottofondo sentite tutte le altre frequenze. Ok. Io lo abbasso parecchio di volume e me ne vado.
Io pure. No, 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 io me ne vado con le due strappone e lo abbasso fuori. Okay. Beh, Matilda, vuoi fare la strada con me? Ah, dottor Cook, sarebbe un grande onore per me poter fare la strada con lei. Bella ragazza, già, bella ragazza, cara ragazza, tienimi per favore la borsa, che col ghiaccio già faccio fatica a stare in piedi, non vorrei rompermi l'anca con la bufera, poi chi vi curerà? Manto, scusa, quanti anni ha il tuo personaggio? 65. Ok, tu? Ma ci lavora sopra 35. Questa cosa. Ok. Ci lavora sopra, cosa vuol dire? Nel senso, si spaccia per più vecchio per farsi fare i favori. Tipo il Spicel. Okay. Uscite dal municipio e, come è successo ogni giorno nell'ultima settimana, le bufere che durante il D sferzano Colkirk si sono placate. Il cielo non è sereno, ma non c'è vento che vi schiaffeggi o neve che cerchi di frustare la vostra faccia. E vi allontanate dal municipio verso le rispettive case. In realtà siete più o meno tutti nella stessa direzione, perché appunto la Guardia Nazionale vi ha scelto in modo da essere geograficamente uno vicino all'altro. E mentre andate verso più o meno sud-ovest rispetto al municipio, sentite in lontananza l'ululato dei lupi, che probabilmente accecati dalla fame dovuta alle bufere che si stanno spargendo nella zona, vengono verso il villaggio in cerca di cibo. Io ovviamente faccio paura alle due gallinelle, che avranno già paura di loro, immagino. Per, insomma, così per condire un fai po'. Una prova di seduzione. Seduzione, sono un dandy puttaniere, quindi seduzione ho 18. Bilico 16. Cazzo, porca puttana, speravo quel 20. Sedi qui. Una delle due ti si attacca un po' al braccio, senza saltarti proprio addosso, però ti si attacca un po' più stretta. Io faccio un commento così sul pellicciotto di terza categoria. E fammi anche un tiro su equilibrio mentale. Il tuo equilibrio mentale è segnato lì davanti. Sei l'unico con equilibrio mentale negativo. È un tiro di ego in realtà. Ok, quindi devo fare... Ok, 8. Non l'ho superato di 1. Ok. Quando lei ti si avvinghi addosso... Mm-hmm. Tu vieni un po' preso dall'istinto animalesco che sta in te, perché purtroppo per te, avendo avuto un'infanzia difficile in cui i genitori erano entrambi molto lontani e poco attenti alle esigenze tue, e avendo anche questo fantasma del tuo fratellino morto quando avevi 3 anni. 5. 3 anni. 3 anni, ok. Sei cresciuto con una spiccata tendenza all'autoappagazione, all'autoappagamento dei sensi. Mm-hmm. E dato che una giovane pulzella molto bella ti si è avvinghiata addosso in questo gelido inverno... No, dai Claudio, ti prego no! Ti dimentichi un attimo dell'altra, okay, dell'altra ragazza e vi appartate in uno dei vicoli che porta verso casa tua. E l'altra? L'altra, abbandonata a se stessa e avendo capito che tu non sei interessato a lei, evidentemente, continua... In realtà ha capito male, mi sa. Infatti, però... Posso vedere se io mi accorgo di questa scena? Vai, fai un tiro di percezione. Se anche te ne accorgi, è normale per... Sì, sì. 13. Riuscito di 2. Dovrebbe... di percezione 15. Sì. Ok, sì, vedi che lui si apparta in uno dei vicoli e c'è una ragazza che rimane lì da sola senza capire cosa sta succedendo. Non farlo nei vicoli, coglione, ti congeli, vai a casa. Io spengo il walkie talkie. Spegni il walkie talkie tu o la ragazza? La ignoro completamente. Ah, ecco, sembra giusto. Prosegui oltre. Io c'è col walkie talkie, faccio un fare cose nei vicoli. Io non lo sento. Però magari se arrivi tra 5 minuti senti un po' di grugniti. Ok. È perché cammini più lento, giustamente, rispetto ai giovani baldi. Il solito imbecille che sottovaluta la tempesta. Sì, ne è pieno.
tutti quei ghiaccioli nell'obitorio? Ne ho appena visto uno. Ah, morto? Forse. Beh, quello dovrei valutarlo io, no? Mentre dici questo, dovrei valutarlo io, sentite tutti l'urlo di una donna provenire da una delle strade vicine. E mi tiro sui pantaloni. Persino tu, che eri ormai già verso... varcato i cancelli del paradiso. Esatto. Ti rendi conto che sta succedendo qualche cosa? Anzi, soprattutto tu ti rendi conto che sta succedendo qualcosa, perché hai un brivido lungo la schiena. Ma non di piacere. Che non è di piacere e che non è dovuto semplicemente al freddo. Ok. E subito dopo aver sentito l'urlo di questa donna, sentite un ululato. Ma non sembra l'ululato di un lupo come quelli che avete sentito qualche minuto fa in lontananza. Sembra come se qualcuno stesse imitando un lupo nelle vostre vicinanze. Che cazzo è stato? Che cazzo è stato? E inizio a correre verso una direzione. Ragazzi, allora, mi tiro sui pantaloni, mi asciugo e chiamo l'altra ragazza. Chiavi? Chiamo. Scusa. Quello metallo. Magari dopo, se ce la facciamo. È metallo, comunque. Sì, l'hai fatto tu. Vabbè, lo sappiamo che Manto fa metallo, a prescindere. E chiami l'altra ragazza. Clarissa! Non ti risponde nessuno. Ma l'urlo veniva da... Forse dove non era si lei? Chiama Clarissa. Anche questo è possibile. Si chiama Emily. Effettivamente, tenendo conto che... Vabbè, può essere. Io corro e salto i cosi tipo olio cuore. Veniva più o meno dalla direzione da cui venivi tu. Porco boia. Però non sapresti dire se era esattamente la stessa strada, una strada vicina o... Sì, il una parallela. Il Mantovanelli è fuori sede. Sì, Mantovanelli è fuori sede. Vabbè, dopo essermi asciugato, però, allora prendo per mano Giacinta, chiamiamola così, Jessica con cui ero appartato, e vado verso la direzione del lupo, cioè da dove venivo. Arrivi quanto venivo. Arrivi nella strada da cui provenivate e vedi che dove le vostre tracce si sono separate da quelle della ragazza c'è una piccola chiazza di sangue, non grossa da sembrare un attacco di un animale. Schiaccio di nuovo, perché tanto in teoria ci sentono tutti, però c'è priorità, no? A questo punto accendo il... Ehi, un cazzo di ranger qui! È successo qualcosa! Dov'è il qui? Dove sei? Gli dico il nome della via. Chesbury Lane. Ah, ok, mi servono 5 minuti, c'è ghiaccio. Intanto vi trovate, perché tu seguendo le orme che io vi metto lasciato, la mano sulla pistola e mi guardo attorno. Vi incontrate a metà strada. Dan Winchester ha la pistola quasi praticamente in mano e si sta guardando intorno, anzi fa un tiro di percezione. Anche i tetti. Guardate verso l'alto. Bravo. Ho riuscito di 12. E minchia. Oltre a quella piccola chiazza di... C'ho anche attento. Come funzionano i vantaggi? I vantaggi e gli svantaggi sono molto narrativi. Ok. Quindi gli svantaggi entrano in realtà in gioco solo quando fallite un tiro di ego, e i vantaggi invece ce li avete sempre a meno che non ci sia un tiro di ego fallito. Ok, quindi reattivo, fortuna e attento. Fortuna ce l'hai sempre, okay. Cioè tu sei fortunato a prescindere, quindi se ti succede qualcosa, succede qualcosa di meglio di quello che sarebbe successo agli altri. Ok. E guardando le tracce, vedi che oltre a quella piccola macchia di sangue che aveva notato anche Steven, ci sono una serie di orme, di non capisci bene se sono zampe o cosa, che vanno verso un vicolo. Mi avvicino alla chiazza di sangue, sempre guardandomi intorno, mi accovaccio con un dito. Sangue umano? Che ne so, però un animale, magari un lupo, sono un mandriano, qualcosa magari la so.
No, ti sembra che sia un... cioè, sembra sangue, sangue. Non sapresti dire. Non è quello di una mucca? No, no, non ti sembra. Perché quello della mucca è pezzato? No, però beh, immagino è molto più ferroso. Uno che mangia la bistecca al sangue si è abituato al sapore del sangue di un tipo di animale. Giusto. E l'altra cosa è che è caldo, quindi è appena successo. Inizia a seguire le ombre. Nonostante faccia molto un caldo. Fottuto ranger qui? La Jessica con l'H. Jessica. Dove abita? Jessica abita molto vicino a te. Però comunque non tipo una porta. A casa tua. Non tipo tre porte più in là rispetto a dove siamo noi, che la butto dentro, no, e la lascio lì. Siete a circa 10 minuti di cammino, considerando che c'è la neve, sì, alta, sì, quindi sì, dovete sì, andare più lentamente. Separarsi mi sa che non è il caso. Che tipo di orme sono? Tu hai sopravvivenza? Già ce l'ho io. No. C'ho... Puoi fare un tiro di sopravvivenza, ma hai tre. O sport, no. No. Ho io sopravvivenza, quel momento in cui arrivo. Tra poco arrivi anche tu. No, fallita di 9. È riuscita di 4. A te sembrano, Steven, sì, dei piedi umani. In una posizione strana, come se stessero in punta di piedi. Per aspetta, cui non vedi... Con suole o senza suole? No, piedi nudi. Nudi. È come se stessero in punta di piedi, quindi non c'è il segno del tallone. Sì. Però la parte davanti di dimensioni e di... assenza di unghie che si vedono nella neve, ti sembrano piedi umani. Ci capisci qualcosa? Sembrano piedi umani, piedi scalzi. Allora, o abbiamo lupi mutati, fottuta industria. Dimmi l'industria che c'è vicina. C'è la fottuto colorificio. Engineering. No, la Opus Magnum Engineering non ha una sede vicina. Sono arrivati da fuori per qualche evidente motivo loro, ma non sono assolutamente una cosa vicina. Più che altro quello che ti potrebbe... Ah, c'è la conceria. C'è sicuramente la conceria e c'è anche la West Daywood, che si occupa più che di conceria, di macellazione. Però non è un'industria chimica, tendenzialmente. No, non è un'industria chimica. Quell'urlo di prima... West? Daywood. Quell'urlo di prima non sembrava quello di un lupo, sembrava quello di un collegiale dopo aver bevuto troppa birra. Sì, sembravano certe grida che faccio io la notte. Questi sono piedi umani, parlo al walkie-talkie. E... ci sono delle tracce qui. Ma va, non me l'aspettavo. Ehi, ci sono delle tracce qui. Com'è l'illuminazione? Che strada è soprattutto? È un vicolo, una strada? No, così? È una strada abbastanza principale quella in cui vi trovate al momento. L'illuminazione, purtroppo, dato che l'elettricità viene spesso a mancare, al momento è legata soprattutto alla luna, che essendo notte e non essendoci bufere si vede abbastanza tra le nuvole. Mm-hmm. Non illumina certamente così bene da poterci leggere un libro. No, certo. Però illumina a sufficienza da vedere. Cosa sono, case basse queste tipiche? Sì, tipico del Wyoming, quindi massimo due piani. Sì, piatto. Piatto. Adesso però non c'è bufera. No. No. Particolare. L'unica cosa è che c'è molto freddo, ci sono meno 10, meno 12 gradi. Niente cappotto elegante, purtroppo. No, decisamente no. La radio non funziona più. Dottore? La radio funziona per a corto raggio. Cioè, finché sì, siete sì, nel un raggio secondo, di arrivo, 500 arrivo. Metri, ah, il dottore lo sentite. Lui è lì vicino a te, quindi lo senti senza radio. Visto che il posto è piccolo e la gente mormora, io la casa più grossa, più bella e più comoda, di chi è? Sua. Di Steven Skalnick. In città, sappiamo fuori città il nome, pure. Perché comunque uno è il capo del il figlio del capo. Lui in realtà è il figlio di uno degli eredi dei fondatori, okay, del paese. Ah, minchia, pure, grazie. Sì, perché il fondatore del paese è stato Barton Caldwell, che ha la cui figlia ha sposato Milton Skalnick, da cui proviene la tua famiglia. Oh, quindi sto strozzo. Direi di regrupparci a casa di Steven. Mi sembra il posto più difendibile se dovesse accadere qualcosa. Sì, sì, però aspettate che arrivi. Sì, sì, a parte il dottore, però cercami di capire che cosa è successo alla povera... È il lavoro per i ranger. Come cazzo, come si chiamava l'amica tua? Chiedo Jessica.
Si chiamava... Che ti sei rincoglionita? Parla, come si chiamava? Non è stata colpa mia. Io non stavo facendo niente. Stacco la mano. Le tiro uno schiaffetto... No, uno, no, due. Gestisci le tue puttane. Sì, sì, non ti preoccupare. Io non chiamarle puttane, sono signorine. Signorine. Crystal. Crystal, ecco. Cerchiamo di capire dove è finita Crystal. Dan. Crystal, magari un branco di lupi l'ha presa e se l'è portata fuori. Non sono lupi quelle robe lì. Tieni conto che io sono bellissimi. Ma bello bello in modo assurdo. Esatto. Per la Magnum. La Opus Magnum. La Opus. Deborah Collac, esatto, sì. Jessica. Se non vogliamo congelare, che qualche pazzo ci trovi anche a noi, iniziamo a dirigerci verso casa tua. Sì, ma il dottore tra un po' ci rimane secco per strada, però aspettiamo almeno lui. No. E in quel momento arriva anche il dottore con Matilda Bronwick. Okay. Andiamo, dottore. Sì, di sì, là sì, a casa tua, giusto? No, di là, andare. Di là dall'altra parte. Mentre lui si incammina, io però chiedo al dottore, secondo lui, quanto sangue è questa roba qui? Infatti, quando sono arrivato, mi ha detto da quella parte. Io, comunque, per prendere fiato, mi sono un attimo chinato. Io li aspetto un po' più lontano, guardandomi intorno, però aspetto che facciano le loro cose noiose. Dottor Cook, faccia una prova di medicina. Passata di 9. Ehi. Allora, da quello che puoi vedere, in realtà è stato probabilmente più un graffio o un morso che effettivamente una perdita copiosa di sangue. C'è stato sicuramente un qualche tipo di lotta, ma non assolutamente da provocare la morte di una persona. Almeno, la perdita di sangue non ha provocato la morte di una persona. Non sai se poi sia successo altro... Ok, e già che ci sono a quel punto, cioè analizza ad alta voce, faccio, beh, qua è evidente, insomma, cioè, mio caro Steven, è come quando a 3 anni eri caduto dalla bicicletta, è lo stesso graffio più o meno come quantità, no? E allora dov'è finita Crystal? Ci sono delle impronte, sbaglio, potremmo provare a seguirle, no? Sì, ma intanto il Mandriano è già andato avanti, sarà 50 metri. Mandriano sei tu. Anche perché il Mandriano, vedete che nonostante che la neve si muove molto più velocemente di voi. Ma non ci vuole molto. Questo anche è vero. Questa Matilda chi è? Matilda è la bibliotecaria, è una donna sui 42-43 anni. È la tipica bibliotecaria del Wyoming, quindi molto anonima. Ok, se fosse una giornata di sole avrei addosso gli occhiali da sole, me li toglierei e direi tu hai bisogno del metodo, ma vedi, Steven. Ma vedi che comunque è molto affascinata dalla tua presenza. Dalla mia presenza? Ma va, non mi suona strano purtroppo. Matilda cara, dimmi, la tua radio funziona come le nostre? Credo di sì, e sento quello che dite, sì, sento anche il... Ci muoviamo! Che sentite voi? Mio caro Dan, ma sembra che la giovane che abbiamo perso, evidentemente, com'è che si chiamava? Crystal, non sia esplosa come una ball, ma sia viva. Allora? Non ha buttato troppo sangue. Non sarebbe il caso. E quindi sarà a casa. È quello che dobbiamo fare anche noi. È casa sua, mia cara altra ragazza, che di cui non ricordo il nome. Jessica. Che io sto tenendo per mano perché non mi fido. È casa sua, era da quella parte? In realtà contavo di stare da Steven questa notte. Casa sua di Crystal. Ah, è anche ritardata. È bionda, bella ma scema. Un saluto a tutte le bionde. Cara, ti è rimasto del gel tra i capelli? Non siamo arrivati fino a quel punto, dottore. Casa di Crystal è più o meno vicino alla mia. Ah. Cioè a 10 minuti da qua più o meno. Sì, circa. È un lavoro per i ranger. Non ce ne deve fregare un cazzo a noi. Ma dovremmo contattarli i ranger, non riusciamo a contattarli. Quindi però andiamo a casa e li contatteremo. Magari ci proviamo. A far cosa? A telefonargli? Sì, da casa sua. Ma certo. Scusa, prova a chiamare Crystal.
C'era un numero, ce l'avrà. Sì, Cristo, ce l'avrà Jessica probabilmente. Ottima idea. Vedi che prende fuori un cellulare e fa il numero. Tu di vicino. No, oh. No, è il numero da lei chiamato, non è al momento raggiungibile. Perché le comunicazioni, anche quelle satellitari, sono interrotte. E infatti mi ha dato i walkie-talkie. È vero. Quindi non possiamo neanche chiamare Ranger, tra l'altro. Sì, ma usando Ranger... la radio probabilmente sì. Dovreste trovare la frequenza giusta. Possiamo adesso farlo al caldo, cazzo, ci muoviamo! Che ora è? Sono circa le 10:30 di sera. Non ci sono posti aperti adesso. Magari un bar o due lo trovate aperto. Potremmo fermarci in un bar e provare da lì. Allora, se andiamo lungo casa tua e troviamo un bar, ci possiamo fermare volentieri per un whisky. No, per avere un posto al caldo dove smanettare con la radio. Che un bar con del whisky non va bene? Va bene. Non capisco. Ed eventualmente dovrei, forse al caldo potrei ricordarmi le frequenze. Le frequenze del comando. In un bar, andiamo a casa di Steven. Beh, se per strada troviamo prima il bar, io proporrei, sa, le ossa mi si sono intirizzite. Vai, intanto camminiamoci. E vi avviate verso il più vicino whisky bar. E lungo la strada. Essendo il Wyoming ce n'è più di uno. Se non c'è lungo la strada io cerco di deviare verso casa di Steven perché voglio i suoi liquori. Sono avido. Beh, la qualità anche... te ne da motivo. Ce ne sono e il più vicino che trovate è lo Spring Keg. Dio caro. Va bene. Il barile a molla. È un postaccio dove probabilmente vanno più motociclisti che mandriani, che è una cosa strana da queste parti. E io alle 4 del mattino ogni tanto. E tu alle 4 del mattino. Vedete che al momento il bar è abbastanza desolato, c'è la barista dietro al bancone che sta cambiando compulsivamente canali alla ricerca di qualcosa da guardare. E non c'è un cazzo. È praticamente inguardabile, ogni tanto si riesce a collegare a un canale in cui si intravede la faccia di qualcuno, ma poi il rumore bianco prende il sopravvento e sentite solo un... Oh! Qualcuno. Belle radio di merda. Posso offrirvi qualcosa da bere? Un whisky, una birra? Se offri quello che vuoi. Pur di avere qualcuno in questo posto, questa sera il primo giro lo offro io. Whisky per tutti? Beh, l'ho proposto, mi pare ovvio, no? Per la ragazza della Coca-Cola, grazie. Anzi, Pepsi. Lei prende un po' di bicchieri, riempie quasi tutti di whisky, tranne uno con la Pepsi. Anzi, la cola. Peggio ancora. La supermedaglia da discount. Esatto. Tipo quella della Virgin. Solo io ho sentito una voce... Un bambino, sì. No, non eri solo tu. Forse. Sei pazzo, sei pazzo. È cult. Iniziamo bene. E vabbè, io continuo a far chiamare da Jessica il telefono di Crystal, sai mai che. Io invece mi siedo, piedi sul tavolo, mi accendo la sigaretta e mi abbasso il cappello. E buonanotte. E io invece cerco di far mente locale sulla frequenza dei militari, perché qualche frequenza potrei ricordarla, però... Tu potresti fare una prova di computer a questo punto. Sì, ma porca... 19, quindi no. Meno 9. Stai lì con walkie-talkie a provare un po' di frequenze. Accidenti la memoria. Accidenti non credo la memoria. Che sopravvivenza possa coprire queste cose. No. Sopravvivenza ti serve proprio nel mondo naturale, sì, a trovare riparo, a trovare cibo. Purtroppo le frequenze sono o tutte occupate o tutte influenzate da... Non è una bufera, perché in questo momento non c'è neanche la bufera, però evidentemente c'è qualche cosa nell'etere che impedisce una normale comunicazione. O forse sei solo scemo e non trovi la frequenza giusta. Di solito
Immagino sia negli agriturismi che dove lavoro ultimamente che quando usavamo i walkie talkie. Mm-hmm. Posso provare a cercare qualche frequenza di qualcuno visto che ho rete di contatti? Puoi provare? Sì, magari trovi qualcuno che già conosci. Come Fumble, no. Al contrario, critico. No, è un 1. È un critico. In cult l'1 è critico, ma in senso buono. Chiamo tipo il capo camionista. Sì. Riesci a collegarti perfettamente alla frequenza di uno degli altri mandriani che conosci, perché in realtà i mandriani ormai si sono portati avanti con la tecnologia. Frank, mi senti? Frank? Dan? Frank, sì, sono io. Ah, mi sembrava la tua voce. Funziona questa cazzo di radio, ma solo per contattare te. Ho qualche interferenza anch'io, però riesco a sentirti abbastanza. È sparita una ragazza. Ah. E i ranger stanno con le mani in mano. Non si riescono neanche a contattare. I ranger. Ce n'è qualcuno dalle tue parti? No. Credo che siano tornati tutti verso... Inutili come la sella per un cavallo. Il forte. Senti... Non so cosa stia succedendo lì, io sono dall'altra parte del fiume, però da questa parte la situazione non è delle più rose. Sento che ci sono parecchi lupi fuori che si aggirano. Sì, a quanto pare c'è anche qualcuno che si mette a imitarli. Chi è il deficiente? Qualche coglione. Va bene, Frank. Tu e gli altri tutto a posto? Sì, senti... Credo che la cosa ti possa interessare. Ho sentito prima che qualcuno su una frequenza più bassa cercava di raggrupparsi perché avevano trovato delle tracce di qualcosa verso sud. Verso sud? Sì. Non sulla via? No, era proprio appena fuori dal paese, vicino all'ospedale. Ti sembra una cosa saggia? Beh, se state cercando qualcuno, sì, se no vi conviene restare al chiuso e al riparo. Messaggio ricevuto. Ciao Frank, in gamba. Ciao Dan. Non dico niente. Lei si è sentito, immagino. Sì. Allora... No, non Dan, no, non Dean, Dan. Esatto. Dan Winchester, D-A-N. Io l'ho scritto con la E perché sono un coglione. No, l'ho scritto con la A. Allora, il mio personaggio, nonostante sia più o meno la causa della sparizione di questa ragazza, non si sente minimamente... Beh, un po' anche io che l'ho ignorata completamente. Vabbè. E non me ne frega proprio niente. Mi avvicino alla bibliotecaria e le dico, dottoressa Brownick, giusto? Chiamami Matilda. Matilda, per favore, può stare attenta a Crystal? No, Jessica è un po' turbata dagli eventi di questa sera e le faccio gli occhioloni proprio e in cerbiato. E lei ti mette una mano sul braccio, stringendo un po' e dicendo, certo per te, questo è altro. Ok, io roteo gli occhi sotto il cappello. Mi sfilo come chi... Vedi che lei fa un po' di resistenza. Mi sfilo perché sono purtroppo molto abituato. Uno dei tuoi svantaggi è magnetismo sessuale. Il che significa che più o meno tutte le donne mi si vogliono fare. Però vale 10, quindi è grave, ma fino a un certo punto, diciamo. Grave a metà. Esatto, non arriviamo allo stalking o peggio. Gli svantaggi vanno da 5 a 20, esatto. Quindi... E... Tutti da 10 miei. Ti ho detto culo. E, mi sfilo, le lascio Jessica, le faccio una carezza sulla faccia, le asciugo le lacrime e le righe di mascara, quelle cose lì, e trangugio in un sorso solo il whisky perché mi sembra il minimo, e poi guardo il dottore e dico, dottor, sì? Lei è quello con più esperienza qui, cosa si... Io una tempesta così non l'ho mai vista, l'altra volta, 30 anni fa, cosa avete fatto? 30 anni fa ne siamo usciti. 40 tra l'altro. 40, sì, 35 perché 2015, okay. Ne siamo usciti, il militare è andato una mano e alcuni di noi hanno collaborato. La cosa più saggia è stare qua o a casa di qualcuno e non andare in giro a cercare persone, così che ne spariscono altre. Questo purtroppo almeno i film horror iniziano così. Teoria la cosa migliore è effettivamente rimanere in casa e possibilmente a gruppi, anche se non è una certezza. Potrei ricordare male, ma mi sembra che fossero spariti 14-15 persone contemporaneamente nell'altra bufera. Però, lupi?
Non rammento. Beh, probabile. Vabbè, scaldiamoci un attimo e poi andiamo a casa, tanto ci siamo tra 5 minuti. Sì, ma finché c'è del whisky, penso che la serata possa andare via tranquilla, no? Sì, 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 sicuro. Come si chiama? Tanto il nostro caro generale Dorian sa cosa fare, no? Come si chiama la barista? Doris. No, si chiama Gabby. Gabby. Ehi, Gabby, non è passato nessuno qui oggi? Mi sarebbe piaciuto che passasse qualcuno. Siete le prime persone che vedo nelle ultime 30 ore? Fate un goccetto, offro io. Ho offerto io a voi, grazie. Si versa del whisky. Vabbè, e se è un classico... Alla bufera! Ehi, Cicin. E gli imbecilli che ci moriranno. Ecco. Speriamo classico, di non essere noi. Se è il classico bar all'americana, io mi metto avanti alla vetrina e guardo fuori. Sparato. Tanto tra l'altro mi sa io che sono in un angolo tipo gran passo. Illuminiamo noi l'esterno, tra l'altro. Sì, la barista ha acceso molte candele dentro, quindi... Candele? Sì, è andata via. Salta, va e viene, quindi la televisione si accende e si spegne e lei, per non avere la luce che continua a saltare, ha acceso delle candele. Immagino non vada neanche la radio AM, FM, quella roba lì. Beh, quella a batterie, sì. No, no, non va. Però senso, sentite esatto. Forti scariche elettromagnetiche. Però... Io sistemo la corda intanto attorno alla cintura e già che ci sono preparo una bozza di un lazzo. Si sa mai che becchiamo il coglione in giro, cioè, per strada. Mentre tu guardi fuori dalla finestra, fai un tiro di ego. De novo. Eh sì. Uno. Critico. Hashtag Suca Claudio. Suca Claudio, hashtag. No, in realtà quando... Muori. Perché il critico sull'ego in questo gioco muori. Mi spiace, ti esplode il cuore. Quando guardi fuori, per un attimo ti sembra di vedere delle strade molto molto più lunghe di quelle di Kolkirk. Ma è solo una sensazione di un attimo. E quando chiudi gli occhi, probabilmente per la stanchezza, e li riapri, vedi che c'è un essere umano che si sta aggirando in maniera abbastanza ferale per la strada, come se stesse annusando l'aria in punta di piedi, e ti sembra che sia sporco di sangue. Dan. Dan. E indico. Alzo un po' il cappello e provo a guardare fuori senza avvicinarmi. Fai un po' fatica perché sei un po' più lontano, però ti sembra che ci sia una persona che si muove fuori e che si stia muovendo in maniera abbastanza... No, oh, dannazione, ma vabbè, porca generale. Puttana, ma proprio qua doveva passare. E mi alzo e inizio ad andare verso la vestito, porta. Vestito nudo. Sì, no, è vestito. Alcuni dei vestiti vedi che sono un po' strappati. Le scarpe non ce le ha più, però non sembra che si sia strappato i vestiti in qualche... Prendo la corda, mi avvicino alla porta e continuo a lamentarmi. E meno male che dicevano che ero fortunato, cazzo. Apro la porta. Dico, ehi! Inizio a agitare un po' la corda. Ehi, cretino, vieni qua! Gabby, non è che per caso hai qualche tipo di, non so, arma da difesa? Beh. Fucili, cose? Sì, ho questo, e tira fuori un fucile a pompa. Vabbè, io intanto sto girando un po' il lato per prendere forma. E qua facciamo il primo combattimento di cult serio, non come l'altra volta. Quindi... Tra l'altro, scusami, io abituato ad andare a caccia, che è lo sport che pratico, no, assieme alla corsa. Ho dei malus, immagino, col fucile a pompa rispetto a un fucile da caccia. No, perché i fucili sono sempre fucili, nonostante tutto, quindi sono proprio un dandy. Sono proprio un dandy. Segnati che il fucile a pompa fa più un danno. A meno che tu non sia in corpo a corpo. E allora fa più 5. Ok. Mouse. Ciao Mouse, è stato un piacere averti. Iniziativa. Iniziativa è un dado da 20 più il vostro modificatore di iniziativa. Bonus a iniziativa. Quello che è. E vale il più 16. Alto. 16. Qui vale il più alto.
15. Che tu c'hai più 3? Braf. Grazie. 19. Nessun combattimento può dirsi definirsi serio senza un esperto. Questo è molto vero. Non abbiamo un esperto di arti marziali, quindi non è un combattimento serio. Ah, esatto. Purtroppo non c'è padre Flanagan. Qua padre Flanagan gli rompeva il culo a tutti. Purtroppo o per fortuna, seconda di come vogliamo vedere la cosa. Quanto hai di agilità, dottor Cook? Agilité ho 13, quindi il mio massimo era 13? No, non è assolutamente quello, era solo per fare un confronto, dato che eravamo in contemporanea. Ah, e parte prima. Ah, ok. Tra l'altro io volevo farvi notare che ho fatto dei tiri di merda per fare statistiche qua, eh. Beh, lascia stare. A me me li ha fatti Claudio, me li ha fatti Medi. Sono assolutamente nella media. Neanche uno un 20, alto, uno basso, neanche alto, uno basso, uno alto, uno basso. Io ho 4 di istruzione, Manto. 4? Sì, sono sì. Tutti, io ho 6. Però hai 19 in carisma. Sì, certo. Però voto Trump, capisci? Siamo a quei livelli lì. Tocca per primo all'uomo lupo. Ah. O che dir si voglia, comunque l'essere umano che c'è. Ma io non avevo preparato l'azione. No. Entriamo nel pignolo, ho detto che preparavo il lazzo. Sì, ma purtroppo non è colto impreparato. Prima che inizi il round di combattimento, ho tempo di capire se è carico il fucile? Io spero per te che tu non giri col fucile carico, Ma gliel'hanno dato nel bar. 7, riuscito di 8. Riuscito di 8, sì, è carico. Okay. Però mi immaginavo di poter essere pronto se iniziasse a corrermi addosso. Visto che se tu l'avessi preso di sorpresa, sì. Se non avessi gridato, forse. Vabbè, ma gli ho detto, ehi tu, vieni qua, intanto stavo preparando l'azione. Però lui è più veloce di quanto tu ti aspettassi. Ok. Perché ha fatto 19 e tu hai fatto 16. E corre verso di te e ti salta addosso. Io posso schivare? Hai l'abilità schivata? Sì. Allora sì. Lui è riuscito di 8. Io di 10. Nonostante vedi che... Che cazzo! Lui corre quasi su 4 zampe. In realtà parte a 4 zampe, poi si mette su 2, sulle gambe e corre verso di te e all'ultimo ti salta verso la gola. Ma mi salta come verso la gola? Come farebbe un... Per darmi un mozzico? Sì. Cioè cercava di prenderti per le spalle e morderti il collo. E tu riesci a buttarti di lato abbastanza velocemente da evitare quest'uomo che cade oltre e tocca al dottor Cook. In realtà quello che voglio fare, non so, a seconda della storia, visto che non c'è stata tanta pianificazione background, il dubbio è, io sapevo dell'esistenza di questi cosi qua? Hai conoscenze occulte? No. E allora no, è molto semplice. Perfetto, va bene. Hai conoscenze o... No, la domanda era se, visto che, vista la precedente bufera, se era successo qualcosa del genere, se avevo idea di come li avevamo affrontati. Comunque, per i nostri radioascoltatori abbiamo perso un mouse. Le conoscenze o... cult. Sì, l'abbiamo capito, non me lo so ripetere. Le conoscenze o... Chi ti dice che li avete già affrontati? No, infatti sto chiedendo se durante la precedente lì abbiamo già affrontati. Non hai conoscenze occulte? Se non li abbiamo già affrontati. E te la prendi nel culo. No, purtroppo dai, è... Abbiamo fatto allora, bene. Potresti, Manto, farmi un... un tiro di psicoterapia. Erboristeria più carisma. Ok, va bene. Tu fidati. 3. 3 ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta di 3 o hai fatto 3 col dado? Ce l'ho fatta di 3. Ok. Quello che ti ricordi di quello che è successo ormai 35 anni fa è che alcuni abitanti del posto avevano dimostrato segni di aggressività. L'avevano dimostrato in maniera differente ognuno uno dall'altro, però tutti erano più o meno influenzati da dei componenti chimici
che potevate rilasciare nell'aria e che se tu avessi i componenti a portata di mano potresti non ovviamente farne una versione perfetta e precisa come avete fatto 35 anni fa, ma la cosa migliore, più vicina che potresti fare è qualche cosa che almeno sia in grado di rallentare queste creature, cioè persone. Io, va bene, con questo ricordo, e visto che ho il dubbio che con le robe che ho non funzioni troppo, nella mia valigetta che mi porto sempre dietro da medico, però ho un narcotico. Ok, sì. E preparo una siringazza di narcotico bello pesante, cioè dose da cavallo. Ok, la ketamina. Va benissimo. No, no, è la dose da cavallo, poi spero che funzioni sul lupo. Beh, la ketamina in genere funziona un po' su tutto, quindi... La mia idea sarebbe, qua non so i tempi per farlo, prepararla e lanciarla a Dean. Dean. Dean Supernatural, Dean Cult. Esatto. Sì. Omaggio. Fai una prova di veleni e droghe, vediamo quanto velocemente riesci a preparare la cosa. Io non so che dadi tirare, perché sono abituato a cercare quelli che tirano solo più alto. Solo il dado qua. Da 20. No, non è quello. Ah, non sai che dado da 20 tirare. Esatto. Ma tanto non vediamo, puoi barare. Non baro praticamente mai. Praticamente, alle volte. Teoricamente sempre. Apprezziamo l'onestà. Comunque l'ho passata di 12. Quella. Praticamente in realtà... mai, eh. Ho fatto 6. Ho fatto 20, tipo. Ha fatto 26 e poi ho tanto 10. In realtà avevi proprio una boccetta di chetamina pronta, perché dovevi andare a fare, tu oltre a essere medico sei anche un po' il veterinario, perché non siete in molti in questo paese. Medico legale, ostetrico, psicologo, no, esatto, cioè. un po' di tutto, il tipico dottore di paese che fa un po' di beh, tutto. Beh, scusa, ma non anche colpa tua che hai preso amministrazione, scienze naturali, psicoterapia, veline e droghe e medicina, cioè ti vengono a chiedere di tutto, anche, anche come amministrare le cose, fa il professore, fa tutto. Mi pare giusto. E avevi una boccetta di chetamina pronta, perché dovendo fare un'anestesia a un cavallo, l'unica cosa che funziona bene con l'agazzo, quello gigante, esatto. Quindi in realtà con un'azione riesci tranquillamente a preparare la siringa di chetamina. Ok, e l'ho preparata e posso fare 2 azioni per turno. Il numero di azioni è indicato ed è dipendente dalla vostra agilità, ed è indicato lì. Abilità secondaria. Quanto hai di agilità? Ho 13. Fino a 16 sono 2 azioni. Ah, ok. Da 16 potevo in sapere, su non mettevo 18. Sono 3. Non ce l'ho. E con la seconda azione se riesco ad avvicinarmi a Dean, gli lancio la Dean e ce la farò prima o poi. Aspetta che scrivo Dean. Sì, nel frattempo esatto. Dicono l'unica galleria della Danimarca ha interrotto il combattimento a metà turno e sento che Manto ha accesso a e tutto ad un tratto è di nuovo il richiamo di Cthulhu. Sì, esatto. E il caffè. Minchia che madonna, quella scena lì me la ricordo ancora. È una delle scene più belle e più brutte. E più brutte allo stesso tempo. Oddio. A proposito delle nostre scene più belle, andate a seguire RPG A Day, che è un hashtag su Facebook, su Twitter e un po' di altre cose. Stiamo partecipando più o meno attivamente, nel senso che cos'è quello che per te, non rispondiamo alla domanda, ma le domande di gruppo rispondiamo. È una cosa molto interessante e carina e vi invitiamo a partecipare. Comunque, grido un Dan al volo e piantala nel cuore. O nel culo, vedi un po' tu. Ah, ma già me la passa? No, sì, te la lancia. La sua azione è lanciartela, però tu hai 15 di agilità, quindi... Quindi non fare 20. No, vabbè, non posso usare acrobazia? Sì. 18. Di 10, vabbè, anche agilità. La prendi tranquillamente. Con la mano sinistra, perché con la destra mi sto preparando ed è metallo, è incaprettato. Non è metallo perché ha giocato perché a Red Dead Redemption. Esatto. Esatto. Perché il termine tecnico
per quelli che prendono i vitelli, si dice incaprettare. Fantastico. Sì, se avessi giocato a Red Dead Redemption lo sapresti. Comunque, tocca a Dan. Dan, quindi, lo guarda intanto abbastanza stupito che è lì, ma è per terra? In realtà non è proprio per terra, nel senso che è corso verso di te, è un po' caduto, ma si è già più o meno rimesso in piedi. Brutti, a quattro testa zampe. Di cazzo, adesso ti faccio male. E gli metto, gli sputo la sigaretta addosso intanto, e poi provo a legarlo. No, Incaprettarlo. Faccio un corpo a corpo rodeo? Sì. O sportolo? No, corpo a corpo rodeo. Corpo a corpo. E madonna. Di 12. Prendi perfettamente le gambe nel momento in cui lui si stava lanciando di nuovo verso di voi e quindi lo tiri per terra e adesso è mezzo legato per terra, incapacitato, non riesce a rialzarsi. E lo inietto. Cosa devo fare? È una prova questa di... non di rodeo, ma di corpo a corpo normale, quindi hai 3. Veramente? Eh sì. Non è più da mischia come se fosse un coltello. Ma non c'ho dei bonus perché l'ho legato. Hai un bonus? Vabbè, sport rodeo. Sì, ma il rodeo non è pensato che devi piantare le siringhe ai tori. No, è vero. Quindi in realtà è il 3 base dell'abilità non studiata, diciamo. Hai un bonus di 5, quindi hai 8. Sto pensando quante altre azioni mi ci vorrebbero per incaprettarlo veramente. Almeno un'altra azione. E allora provo a incaprettarlo di nuovo. Scusa. Provo a legarlo. Come un capretto. Vedi, non ce l'avrei fatta. Di 4. Ok, adesso l'hai completamente immobilizzato. Vedi che lui sta cercando comunque di... Posso? È un'azione di passargliela? No. Perché è proprio un sì, solo se uno. È vicino o è lontano? No, eravate lì. Allora gliela passo più che lanciargliela. Lo guardo malissimo. Tu adesso quanto hai? Non ho le mani ferme, Doc. Di quanto ce l'hai fatta adesso? Di 4? Di 4. Ok. E prima di tantissimo, se dovesse contare. Ma adesso era per... Prima era per legarlo ai piedi. E poi l'altro era per legargli le mani dietro con i piedi. A fare proprio un bel fagottino. Che bello che è. E adesso lui che sta cercando di liberarsi. Tra l'altro quelli bravi lo fanno tipo in 30 secondi, cioè tipo cambio gomme Formula 1. Lui ha 12 di... Non riesce a liberarsi. Vedi che sta continuando ad agitarsi, sta iniziando a cercare di mordere le corde, ma purtroppo è stato legato molto bene dal mandriano che evidentemente quando faceva i rodei sapeva il fatto suo. Beh, a me non mi hanno cacciato per quello. E tocca al dottor Cook. Ho un po' il terrore. Prova a siringarlo. Vai, fai 20, Manto. Sì, davvero. Io nel frattempo guardo intorno se c'è qualcos'altro di... Fatto 5 col dado. Ok. Ma lui non agisce mai, eh? Lui era l'ultimo del... Ma sì, dopo toccava di prima di me. No, io volevo solo dare un'occhiata in giro che non ci fosse qualcos'altro di strano. Fai una prova di percezione. E Crystal? È dentro con Matilda. Crystal... Fallita di 6. Va tutto bene. Fallito di 6? Fai una prova, Diego. Ma che cazzo? 1. Critico. Niente, tu le prove, Diego, proprio... Tranne la prima. E quanto hai, Diego? 7. Adesso, conoscendo un attimo i meccanismi di gioco, avrei cambiato qualcos'altro. Hai fatto 2-1 di fila sulle prove, Diego. Sì. Bravo, vedi, questo non te lo sei dimenticato. Steven Skalnik e le prove, Diego. E di nuovo hai un attimo una visione di una città nerastra, sporca, con il cielo rossastro, però probabilmente è solo che sei molto stanco e sei in crisi d'astinenza da qualche cosa. Beh, da più di una cosa, probabilmente. Da più di una cosa. E vabbè, ok, comunque il capretto suo è l'unico, non sembrano essercene altri. No, non sembrano essercene altri. E il dottor Cook, essendo un esperto medico e veterinario, riesce a prendere il povero incaprettato nel punto giusto e a iniettargli una
ingente dose di chetamina, vedete che poco dopo, dopo qualche secondo, si blocca e rinsaldo le corde di cercare di liberarsi. Anche sul muso, che schifo. Prendo dalla valigetta le salviettine e le Kleenex per pulirmi un po'. Lo leggo meglio, tipo prendo un 20, si può? Qualcosa del genere. Se prendi un 20 hai fallito. No, esatto, però prendi l'equivalente. Per legarlo proprio bene. Ok. Partiamolo dentro, mi sa. Dentro il bar. Lo trascino dentro. Io vado dietro al bancone. E controllo se la pistola è carica. Io vado dietro al bancone e ciulo le cartucce. Ci sono 12 cartucce. Segna. Che come mi sembra un fettuccio. Io lo spingo al centro della stanza, torno alla sedia, mi risiedo, piedi sul tavolo e mi riabbasso il cappello. Scusa la capziosità, 12 comprese quelle già dentro o 12 no, più? 12 più. Okay. Quel fucile a pompa ne tiene due alla volta. Sì. Quindi ne hai 14 in tutto. Esatto. Davanti a voi c'è il poveretto bloccato e legato. Vedete che è tramortito. È tramortito dalla chetamina, vedete che è imballato completamente. E adesso che lo potete guardare meglio è molto sporco di sangue, molto più del sangue che c'era per terra. Ma lo riconosciamo? Esatto, solo per chiedere. Questa è una cosa interessante, tirate. Io analizzo per bene. Tu, dottor Cook, sei quello che è più probabile che lo conosca, quindi tiro un dado da 20, se fai 5 o meno, gli altri solo col 2 o 1. Su cosa? No, in generale, è un dado culo. Ah, io ho fatto 6, vaffanculo. Non è uno di quelli che hai fatto nascere tu, probabilmente perché è troppo giovane per essere uno di quelli che hai fatto nascere tu, avrà non più di 18-20 anni. Scusa, un tiro culo per Jessica o Matilda? No e no. Nessuno di voi lo conosce, magari non è neanche del paese, no, potrebbe essere un estraneo che è arrivato da fuori, potrebbe essere un turista o potrebbe essere un mandriano di passaggio. Come è vestito? Cioè quei pochi vestiti che ha? I pochi vestiti che ha sono da... non sono da mandriano perché non sono i tipici vestiti con i gambali di pelle per proteggersi dal freddo. Non è particolarmente nemmeno protetto dal freddo in generale, né per essere uno del posto né per essere tantomeno un turista che viene da fuori. Vi sembra anzi che si sia tolto dei vestiti perché aveva caldo. È vestito con dei pantaloni e una camicia... cosa che con meno 10 fuori è impensabile per chiunque di voi. Pantaloni e camicia. Jessica è fuori di testa. Sì, Jessica è in un angolo che si sta tenendo le orecchie e continuando. No, non è successo niente. Io non ho visto niente. Con un sacchetto fuori di carta farei iperventilazione. Dello Xanax e lo do a Steven, dico dallo alla giovane, mi sembra un po' fuori controllo. Non conosco la situazione americana, ma ci sono ancora i manicomi? Nel Wyoming no, cioè in non, questa non zona del Wyoming no, sicuramente. Questo è quello che si ottiene quando si chiudono i manicomi. E io porgo lo Xanax a Matilda, che sarà immagino un po' scossa anche lei, però mi sembra... Matilda ti sembra che sia più abituata a vedere cose strane, perché comunque stando dietro al bancone di un bar deve averne viste... Matilda non è la bibliotecaria. Ah giusto, Matilda era la bibliotecaria. No, Matilda è un po' scossa ma meno di Jessica. Comunque glielo do... Gabby è la barista. Esatto. Do a Matilda lo Xanax, che ci pensi lei... Io ripenso con un attimo di dispiacere a tutti i sapori che mi sto perdendo per questa sera e torno a guardare la finestra. Io onestamente sono preoccupato che non sia il sole. Questo è il rumore della tenda che della finestra che sono. Esatto. Sì, chiaramente. Io provo a ricontattare i ranger. Ok. Rifai una prova di sopravvivenza, non ce l'hai, quindi 3. Una prova di culo. Di culo. No. Anzi, senti che la batteria del tuo walkie-talkie inizia a cedere. Mi hanno dato uno fallato questi stronzi. Nel grande numero, 4.900 che ne hanno dati in giro, uno al. Ma io sono fortunato. Sei fortunato se non fai 17 col dado su 3. Te lo guardare fuori, io aspetto fuori e lascio che il dottore analizzi il corpo, insomma, penso che ci capirà più di me.
adesso arriviamo anche al dottor Cook. Tu, guardando fuori, vedi che attento, si sta rialzando un po' il vento. Ok. Non ancora ai livelli di quando di giorno c'è la bufera, però è una cosa... Il bar com'è? Cioè... è una vetrina, non è molto grosso una come vetrina. Pare. Però staremo più tranquilli nel mio loft, che è l'ultimo piano. Il tuo loft ha le finestre più piccole, quindi è più difficile che entri qualche cosa, e poi è più rialzato, quindi sì, sicuramente è difficile che qualcuno sfondi la vetrata per entrare. Colto da un attimo di paranoia, io suggerisco agli astanti di prendere il corpo per non lasciarlo libero e tornare da me, con Gabby anche. Cioè, no, scusa, Steven, vorresti prendere sul corpo di quest'essere e portarlo in una casa rialzata con dentro noi? Quest'essere è un essere umano, ti dice Gabby. E io ho delle manette. Guardate, potrei anche analizzare la cosa, ma umanissimissimo non lo so. E cosa potrebbe essere? Ho manette e un sacco di aggeggi per legare le persone, dovesse servire. E Gabby ti guarda un po'. Sì, va bene, ok. Chi è che se lo porta sulle spalle? Lo trasciniamo. Ok, chi lo trascina? Trascinare. Chi? No, scusa, è giusto, Manto, non hai visto che ho dato un colpo sulla spalla di Roberto. Marco Mengoli ci fa notare che negli USA esistono gli ospedali psichiatrici. Sì, ma non qui nel Wyoming. Non in questa contea. Non nelle Bighorn Mountains, perlomeno. C'è solo vento. La visibilità? La visibilità in questo momento che si sta rialzando il vento non sarà più di 60-70 metri, che non è poco a piedi, però comunque non vedete molto, certo, molto in là. Che dici, Dan? Hai subito un cazzo? Sì, okay. Subito. Soprattutto perché Dan. Lo prendo... Tenente Dan! Lo prendo da dietro per il laccio. E lo trascino senza sollevarlo, cioè proprio trascinandolo per terra. E prende un botto di modo che si prenda schegge e testate. Ok, tutti i mattoni da qua alla casa. Tanto non Steve si può svegliare con la dose di tranquillante che gli hai dato. È già tanto che sei ancora vivo. Allora io do a Dan le chiavi di casa, che intanto lui si incammini. E col dottore, presumibilmente. E io rimango nel locale con Gabby e Jessica. No, rimango, sì, però lascio andare con le ragazze col dottore che lo aiutino. Rimango indietro, sì, con Gabby per prendere su qualsiasi cosa ci sia nel locale che possa servirci. Io, vabbè, ho una cucina normale, non so se potrebbero servirci. Non so lei cosa abbia. Diciamo che tu non è che sia un particolare esperto nel raccogliere... No, anzi. Cose utili in giro. Però potresti fare un tiro di sopravvivenza e vedere se c'è qualche cosa di effettivamente utile per voi. Però visto, no? Che mi sembra, no, un'idea intelligente, posso aiutarlo? Io ho a trovare rifornimenti. 14 su 10. Potresti aiutarlo e gli dai un più 5. Yuhu, passato, cioè, di 1. Un meno 5 in questo caso. Passato di 1. Guarda là nel retro. Guardo là nel retro? Nel retro di chi? Di Gabby. Com'è? Medio. Guardando effettivamente in giro per il locale, il barile a molla, vedi che dietro hanno accumulato un po' di diciamo provviste secche, nel senso che sono crackers, pane secco, nel senso di surgelato, sì. Comunque delle cose che probabilmente potrebbero io non dispensa essere qualcosa, ma per una persona, non per sé che siamo. Esatto. E ci avrai la cameriera, ci avrai. No. Cioè quelli che vengono a pulire dopo, molto dopo, e soprattutto non sapete per quanto possa, esatto, andare avanti cherosene, quelle robe lì, cherosene non ce n'è perché non hanno un generatore autonomo ed è il problema per cui la televisione continua a saltare e va e viene, però d'altro canto c'è un'ingente quantità di candele. Prendiamo su 20 kg di candele. 50 torce. Torce.
No, prendo su un po' di candele. Mi sembra un'ottima idea. Prendo su tutto quello che può servire e dico che anche i soldi. Prendete tanto per il culo, ma questa cosa viene citata fin troppo per non essere applicata a ogni situazione. No, è vero, è vero. Li suggerisco anche di prendere su tutti i soldi, ovviamente, di non lasciare niente. Che sei mai, e poi li raggiungiamo. Gabby, ti conviene chiudere? No, chiudiamo tutto, tutto. Chiudete tutto. Poi io inizio ad andare trascinando il corpo. Tu inizi ad andare e arrancate con fatica perché il vento si sta un po' alzando mano a mano che proseguite. Tiro giù il cappello, lo leggo sotto i miei baffoni. Tu, nonostante tutto, sei abituato, perché avendo comunque portato le mandrie da un posto all'altro anche sulle montagne, sei abituato a passare gli inverni anche all'aperto e ti pesa poco la situazione. Ma sto comunque attento e reattivo. Sì, molto reattivo. I miei vantaggi. A proposito del tuo vantaggio reattivo, prima ci siamo dimenticati che reattivo ti permette di tirare, quando tiri l'iniziativa, tiri due volte e tieni quello che ti piace di più. Ok. Ah. Avrei fatto molto meno di prima, quindi avresti tenuto lo stesso quello, ma comunque reattivo è quello. Meglio. Dopo una decina, ormai quindicina di minuti, perché trascinando anche un corpo inerme e svenuto è un po' più lenta la questione. Beh, tanto sono andato col professore, no? Quindi è un po' lento anche lui. Sì, sono tentato di sedermi sopra al corpo e farmi trascinare, ma non lo faccio. Arrivate davanti al chiamiamolo palazzo, in realtà è un edificio a due piani, uno dei più alti del villaggio, dove vive Steven. Questo meraviglioso loft da 180 metri quadri. Apro. Che in realtà è sopra un capannone, che per il posto è un gran lusso. Pregusto già gli alcolici e apro. Aprite. Ascensore. Dentro c'è l'ascensore. E non prendo assolutamente l'ascensore. Tum, 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 assolutamente tum, no. Tipo. Scale, sì. E lo trascino con non troppa delicatezza. Non cattiveria, ma neanche troppa delicatezza. Sono aggressivo. Quindi. Dottor Cook, lei prende l'ascensore o va sulle scale? Dottore, non è il caso. Ascensore, ma che te pare che faccio le scale? Se salta la corrente, Rimarrò in ascensore con questi baldi giovani. No, con le balde giovani. Io vado per con le balde giovani. No, lei viene a piedi con noi. Salga, dottore, su, che è ancora mai giovane. Ma è presente. È addirittura due piani di scale. Ah, vabbè, il moto fortifica il corpo. Su, via, un po' di scale le possiamo fare. Lungo la strada, comunque, nessun. Niente di nota. Lungo la strada sentite ancora in lontananza ogni tanto dei lupi. Ti sembrano degli ululati veri, di lupi veri. Ma è Manto che c'ha la polizia in casa? No, siamo noi. Ah. Ehi là, questo re. Che è in realtà è la ferrovia qui dietro. Quella con cui combatto da due mesi, perché da quando c'è l'estate hanno acceso la sirena per fare i lavori sulla ferrovia e avvisare i poveri che devono lavorare sulla ferrovia che sta per arrivare un treno. Ottimo. Solo che lo fanno d'estate, quando tutti hanno finestre aperte. Ma non entriamo nel dettaglio. Lungo la strada, appunto, sentite soltanto qualche ululato in lontananza. La radio continua a fare interferenze, ogni tanto riuscite a intercettare delle comunicazioni. Ah, sono arrivato a casa, ho visto che c'era qualcuno che mi seguiva, ma poi l'ho perso. Niente di particolare. Non è una situazione tranquilla, comunque, quella che sentite per radio. Però non è nemmeno una situazione disperata, tipo attacco zombie, in cui tutti vengono attaccati per strada da qualcuno. Voi siete stati particolarmente sfortunati, probabilmente. Beh, o fortunati. Sono andando a bere a casa di... A seconda del punto di vista. Vabbè, entriamo. Accendo la luce. Funziona? Descrivici casa tua. Casa mia, allora, questi pavimenti, allora, è tutta in vetro e acciaio, è vero. È un gran casino, perché è una settimana da quando è iniziata la tempesta che non vengono a pulire, e quindi c'è un bel po' di casino, però ci sono, cioè, è casino, è disordine, non casino da
da non lo so, mi sto perdendo. Dopodiché trovi diversi divani, un televisore gigantesco tipo Barney Stinson. Mobile degli alcolici. Ne trovi diversi. Vado verso il primo, butto il tizio per terra. Beh, leghiamolo a qualcosa, ci sono delle colonne comunque all'interno. Cioè, leghiamolo a una colonna. Legalo, a proposito, mi devi una corda. E intanto inizio a aprire il mobiletto degli alcolici. Il corpo com'è? Vivo, cioè nel senso reattivo, ho preso talmente tante botte in testa. Allora, reattivo no, ma non lo sarebbe nemmeno se non avesse preso botte, okay, data la quantità di chetamina che gli, okay, avete dato, che è un miracolo che sia ancora vivo, e solo perché il dottor Cook è molto bravo ad usare le dosi. Ma molto. Vabbè, apro il cassettino. Anzi, che non... probabilmente quello è quello che gli ha salvato la vita, perché con tutte le botte che ha preso non se ne è reso conto, non è andato in shock il corpo. Ma c'era la neve, dai, non è che ha preso tutte ste botte, solo sulle scale. Due rampe di scale. E apro il cassettino che non deve essere aperto e tiro fuori due o tre paia di manette e lo leggo a una delle colonne. Una volta che è legato, io mi metto lì di santa pazienza ad analizzarlo. Io mi riprendo la corda. Sì. Vuoi fucile? La pompa? No. Ok. Ho la mia. Vai, Manto, vai, no, no, vai. Ah, e ho detto che mi metto ad analizzarlo. Analizzare il corpo. Fai una prova di medicina, allora. Yeela! Che bel tiro. 5. Beh, 5 è buono, Manto. Hai superato di 13. No, 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 no. Ti faccio già le somme. Ah, ok, quindi l'hai superato di 5. Esatto. Anche perché il partito di 5 era impossibile. Non è impossibile. È difficile, con i malus. Ma con i malus non è impossibile. Allora, vivo è vivo. Morto X. No, vivo è vivo. Difficilmente si ricorderà di quello che è successo, date le botte in testa che ha preso e la quantità di chetamina che gli avete dato, che non è una dose che un umano prenda normalmente. Una giornata un X. Ti sembra, da quello che vedi, che nelle ultime ore, quindi non solo gli ultimi minuti in cui avete visto la scena e quello che è successo, questa persona sia andato a piedi scalzi in giro per il villaggio, per cui vedi che i piedi un principio comunque di assideramento ai piedi, esatto, un principio molto serio di assideramento ai piedi, e il sangue che ha sparso soprattutto in faccia e sul collo sta iniziando a raggrumarsi e non è suo, e non è suo, non ha ferite in faccia da cui provenga questo sangue, né in bocca per cui si sia tagliato e sia uscito del sangue da lì. Il sangue non è suo. Se più che se chi ha subito queste ferite ha sanguinato abbastanza, probabilmente non abbastanza da morire, ma abbastanza da essere in pericolo di vita, soprattutto date le condizioni esterne in cui probabilmente è stato abbandonato, quindi al freddo e al gelo. Quindi probabilmente è morto. Se non è morto lo sarà tra poco. Io prendo la bottiglia del liquore che sembra più costoso. Tutti. Mi svacco quello che mi sembra più costoso. John Glenn Grant, 170 anni. Mi svacco su un divano, piedi sui braccioli, cappello abbassato, e inizio a bere direttamente la bottiglia. Non a tanto, posto. Ma no, dico a posto. Tenendo conto che ho 8 di percezione, quindi più un tiro culo che altro, è veramente un tiro culo. I piedi sono grossi più o meno come quelli, come le impronte che avevo visto vicino al dove è sparita Crystal. Crystal. Oh là là, riuscito ai 5. Tiro culo proprio. Sì. A grandi linee sì, non sei sicuro al 100%, però le dimensioni sono quelle più o meno. Non ti sembra il piede di un bambino quello che avevi visto, non ti sembra nemmeno il piede di un orso quello, sì, che hai visto, le dimensioni più o meno sono queste. Vabbè, lo dico al dottore, comunque dico, potrebbe benissimo essere lui. E comunque, Alessandro, questo che stai scrivendo tu, se non è morto si sveglierà in una stanza incaprettato con manette di pelo con tra tizi che lo fissano, è Hangover. Sì, è esatto. L'inizio di Hangover 4. Tra l'altro, come l'ha legato lui? Con delle manette intorno a una colonna. Piedi, okay, e mani. Ok, io per sicurezza prendo qualcosa, tipo i lacci delle tende,
No, ci sono la... Apri quel cassetto lì. Ci sono le corde con il bondage. C'è tutto quello di cui puoi avere bisogno. E lo leggo bene. Ok. E provo a ricontattare i ranger. Ci siamo spostati a casa di qualcun altro. Come prima. Mentre stai girando, sentite anche tutti dalle vostre, dai vostri walkie talkie, tranne il tuo che stai continuando a cambiare frequenza. Il dottor Greenwood per il dottor Cook. Il dottor Greenwood per il dottor Cook. Dottor Cook, risponda, è urgente. Ah, è mio? È mio? Ah, sì. Quello di tutti. Qui dottor Cook, sì? Sono molto contento di sentirla, dottore. E tu, Steven, fai un tiro di eco. Riuscito. Tanto. Adesso che senti anche il nome, pensi alla faccia che hai visto prima entrare di sfuggita, che non hai assolutamente cagato. Sì. Non sapresti dire esattamente come piazzarlo, ma è qualcuno che hai visto quando eri molto molto piccolo. Ok. Non avrei avuto più di 3-4 anni. Però era qualcuno che era vicino ai tuoi genitori e che poi a un certo punto non avete più visto. Tipo lo zio, per dire, no? Sì. Per cui da quando eri piccolo era spesso a casa vostra e poi è scomparso. Dottor Cook, mi dica. Avrei necessità di parlarle appena possibile. Magari domani mattina, se potesse... presentarsi all'ufficio del sindaco, avremo delle cose di cui discutere. Ma domattina, se fa come in questi giorni, avremo una tempesta continua. Non mi pare il caso che io venga all'ufficio del sindaco in mattinata, no? Potremmo mandare qualcuno a prenderla, se quello è il problema. È un'idea molto più intelligente. Già che c'è, eventualmente avremmo a disposizione un pick up, un furgoncino, anche un'ambulanza. Avremmo bisogno, come dire, di trasportare un paziente da controllare meglio. Io do una gomitata a Steven e gli faccio vedere cosa serve studiare. Studiare io ho 6 di istruzione, 2 a 4 siamo a posto. Io ho fatto la seconda media. Io neanche. Mamma. Lui ha pagato la seconda media. Lui è laureato. Io ho la seconda media. Possiamo mandare un'ambulanza? Sì, ma riterrei più opportuno un'ambulanza militare. Ha presente quelle con le sbarre? Un hammer. Sì, ecco un hammer. Come ha presente i soggetti di alcuni decenni fa, quelli su cui abbiamo litigato anche un po'? Dottor Cook, non è il caso di parlare di certe cose spiacevoli. No, ecco, volevo soltanto darle un riferimento, senza entrare nel merito. Però, ecco. Sono brutti ricordi. Non più ricordi. Capisco. Dottore, voi c'entrate qualcosa con questo stronzo? A domani, dottore. Io faccio una cosa e vediamo se mi... Cosa è successo 30 anni fa, dottore? C'erano delle persone... 35 anni fa, Sì, Io ho detto 30. Io lo dico al dottore che lo sa. Non so contare. Sì, sì. Poi faccia lui. No, sai contare? Devi contare le pecore. C'erano dei soggetti molto inclini all'ira con comportamenti animaleschi. Li abbiamo riportati alla normalità. Si è visto. Beh, questo di sicuro non poteva essere vivo all'epoca, quindi non c'entra. Però... credo, spero. Inizio a fare dei cool calcoli sulle mani. Come ogni personalità disturbata con giganteschi problemi con i genitori e col proprio passato, ma anche col proprio presente e futuro, sicuramente avrò degli album di famiglia a casa con i quali mi torturo nelle serate più tristi. Vado un po' mentre così c'è Jasmine, esatto, di là che dorme. Vado a fregare, a cercare se magari trovo qualche riferimento a questo Greenwood. Al dottor Greenwood, e a questo punto potresti fare una prova di percezione, perché tu indagare non ce l'hai e nemmeno raccogliere informazioni.
Fallito di 11. No, di 9. No, non trovi niente nei tuoi album di famiglia. Anche se in alcune pagine di più o meno 30-35 anni fa mancano delle fotografie che sono state tolte. Cioè c'è proprio il buco bianco. Sì. Non sapresti dire se c'era il dottore o che cos'altro sia successo, però... Mancano. È una cosa strana, ti... Beh... Ti puzza, ma non puoi essere sicuro di niente. Cioè, beh, mi stiracchio, mi abbassa ancora un po' il cappello. Domani vedremo cosa fare. Bevo un po'. Posto per tutti ce n'è. E faccio per abbioccarmi sul divano, no, vicino al mobiletto degli alcolici. Vai, tranquillo. Se vuoi anche accendere il fuoco. So già che non serve a niente, prova a chiamare il cellulare di Crystal. Che prega, il terzo finisce. E basta. Jessica, vabbè, prendo Jessica sotto braccio. Jessica si è buttata giù lo Xanax prima, molto più rilassata. Vabbè, Jessica la metto a dormire perché qua tanto non si batte chiodo. Vabbè, domani sveglia alle 8, domani come sempre, 7, 5, 4, 3, 2, 1, buonanotte, prendo il sotto mano e vado in camera. Ma... Sotto braccio. Sotto, sì. Ok. Ma... Vabbè. Le rimane spaccato lì sul divano. Dan, tieni d'occhio tu il nostro ospite. Sai, ho il sonno che tende ad essere pesante. Probabilmente mi sveglierò domattina alle 5 di buon'ora, però... Non finire tutta la bottiglia, altrimenti tu non ti svegli domattina. Poi sai che curare la cirrosi è una rottura di scatole. Che bei postumi. Però questa è roba talmente buona che postumi, cioè, ne pochi. Lascia pochi. E buoni. Dipende anche da quanta. Io non bevo ubriaco, non bevo tanto. Mi voglio portare via la bottiglia poi. Va bene. No, comunque c'è posto veramente per tutti. Ci sono anche diverse camere da letto, quindi... Sì, sì, no, ma tranquillo. Poi polleggiato. Io sto mezzo sveglio, sei un po' con l'occhio aperto come quando ti addormenti sorvegliando la mandria e la mano sulla pistola. Ne abbiamo tutti quanti esperienza. Io sì. Le mandrie in World of Warcraft. Va bene. Andate a dormire. O game, mamma mia, O game. Lì devi stare allerta e attento. Cosa hai ritirato fuori? Sta nevicando adesso. Andate a dormire quando inizia a nevicare. Non sta ancora nevicando pesantemente come di giorno. E neanche il vento è tanto quanto è di giorno. Però inizia a sentirsi che scuote un po' le serrande delle finestre. Vi addormentate... più o meno comodi, tu ti addormenti dopo un po', dopo aver passato del tempo con Gabby. Io sul divano suo sto comodissimo perché devo dormire in sella o... E Gabby e io parliamo di letteratura. Sì, del tuo romanzo non scritto e non terminato. Ma quando lei si addormenta e tu rimani comunque ad occhi aperti a ripensare a quello che è successo e a che cosa ti ricordi del dottor Greenwood... E poi ti addormenti, tira un dado, Diego. 6, suca. 6 su 6? No, 6 su 7. In realtà, per un attimo vieni scosso dagli incubi, come spesso ti succede. E fai un tiro, Diego. No. Spesso ti succede di notte di dormire male perché gli incubi ti tengono sveglio. Questa volta però i tuoi sogni sono un po' più indirizzati... verso qualche cosa, ti sembra di avere uno scopo nel sogno che stai facendo. Cazzo, se sei disturbato però. Lui è il più disturbato di voi non avete idea. E infatti è l'unico con equilibrio mentale negativo. Che però non è abbastanza normale questo gioco avere equilibrio mentale negativo? Beh sì. In realtà è molto normale avere un equilibrio o molto negativo o molto positivo. Okay. A seconda della direzione in cui vai. Però magari non all'inizio del gioco, ecco. All'inizio del gioco più di meno 25, più 25 è tirato. E lui è a meno 25. Hai meno 25? Sì. Ho 4 meravigliosi difetti. E un solo vantaggio. Basso poi magari. Dicevamo, il tuo sogno
è abbastanza strano. E mentre ti ritrovi di nuovo in quella strada sporca, lugubra e col cielo rosso in cui campeggia un'ombra gigantesca che non riesci a identificare, ti sembra per strada di vedere dei manifesti mezzo strappati con un simbolo ricorrente e una voce che ti chiama in una direzione dove questi poster diventano sempre più pressanti, sempre più uno appiccicato sopra l'altro finché praticamente non ricoprono completamente le pareti della strada. E il simbolo che vedi è quello di un cerchio con un cerchio più piccolo dentro. Ok. Vedo le scimmie. No. E mentre segui questi poster e questa strada con questa voce che continua a chiamare il tuo nome, ma è una voce che tu non riesci a riconoscere, che non sapresti assolutamente associare a nessuno, ti risvegli, sei completamente ricoperto di sudore, hai in mano una pistola. Dai, non ho pistole. No, sì, ce ne ho, dai. Hai in mano una pistola e sei completamente sudato e la pistola era puntata verso la tua faccia. Oh, Cristo del Dio. Scarico il caricatore, che sarà un revolver, immagino, sì. Ecco. Lo tolgo proprio, lo metto tutto via e sveglio Gabby e insomma ci rilassiamo di nuovo. Parliamo nuovamente di letteratura. Sì. Musica classica. Musica classica. Violini. E invadete la Polonia. Tanto Matteo è abituato a... Grazie. No, è Matteo che è disturbato ed abituato a PG. Punto. A Perugia, sì, è vero, Perugia mi piace molto. Comunque. Steve. Sì, basta, ho capito, sto chiamando adesso. Vi risvegliate poi al mattino. Scusa, sì, parlare di musica classica è un eufemismo. Ma era la biblioteca... Ah, no, era l'altra, giusto. Era la barista. Sì, era la barista. E anche la bibliotecaria comunque. Lei vorrebbe. Vi risvegliate, tu non hai dormito per niente bene, Steven. Strano. Non che ti capiti spesso, dopo tutto. Dan, tu hai dormito, non ti sembra che il tizio si sia mosso? Sì, cioè mi sono ogni tanto appisolato, appena sentivo un rumore mi svegliavo, mi riabbassavo il cappello, mi addormentavo. Invece il dottor Cook, che essendo vecchio è quello che si sveglia per primo. Che ci ha dato con Jessica, con Crystal mia, no, con Jessica. Con Matilda. Sì. No, tutte e due? Jessica, la sola tipa. Con Matilda, la bibliotecaria. Per variare. No, comunque no. E, no, tu ti sei svegliato molto presto e... Non so perché la bibliotecaria me la immagino come Janine. Dei Ghostbusters. voglio dire. Reso conto che il malcapitato che avete tramortito e sedato l'avete sedato molto pesantemente e durante la notte ha rilasciato liquidi corporei. No. Sono abituato a molto di peggio. Che schifo. Finché le fai... non passa non vengono pulite. Fai una prova di ego. Passato di... aspetta un po'. 8. Ok. Ti limiti a prendere degli Scottex e a buttarli per terra in modo da contenere un po' la situazione senza farti prendere dal tuo tipico raptus di polizia di polizia assoluta e totale. No, anche perché non mi avvicino, cioè lo Scottex lancio il rotolo. Esatto. Perché ho sentito un rutto? No, era una risata sommessa. E lancio lo Scottex e è vero, non mi faccio prendere dalla mania compulsiva di pulizia, soprattutto perché non è su di me, però non vuol dire che rimango in quella stanza. Ok, anzi probabilmente esce a questo punto. Cerco degli incensi prima. Ok. Ce ne sono. Ne accendo un po' all'oppio, di cui uno me lo tengo proprio davanti per togliere l'odore. Ed esco un attimo nell'ingresso. Vabbè, ma c'è la terrazza se vuoi. Oh sì, in terrazza, va benissimo la terrazza. Altri 100 c'è metri... 15 però. Altri 100 piuttosto metri... che star lì dentro. Io quando sono da solo, visto che sono avido e anche invidioso un po', che era tipo covetus,
prendo un'altra bottiglia di whisky che vale un sacco di soldi e la verso, okay, per terra per coprire l'odore, ma in realtà è solo per sprecargli roba. Che stronzo. Beh, se devi avere un odore in casa, che sia infatti quello del whisky. Buono. E in più, se poi gli dobbiamo dare fuoco. Dice, è una taverna, diamogli fuoco. Esatto. Siamo nella sua taverna, tra virgolette, quindi... Caverna. E poi mi risbacco sul divano. Vabbè, io arrivo, tiro due madonne e dico, ma no, ma dai, ma cazzo, ma come si fa? Mi si apre un po' lo stomaco all'odore del whisky, mi bevo un buon sorso di una delle bottiglie che sono lì aperte e per sicurezza, non sono un medico, ma questo respira? Ti sembra di sì. Non sapresti dire se respira bene, però no, respira, okay, è vivo. Beh, i fumi dell'alcol non ti aprono i polmoni. No, spero di no. E basta, aspettiamo l'arrivo del pick up. Facciamo. Io provo a ricontattare i ranger, mattina, posso riprovare? Sì, vai. 17, guarda, è di nuovo. No, 6. No, fallito di 3. Come fallito di 3? No, 3. Perché avevi un bonus di 5 perché è giorno. Ah, allora ce l'ho fatta, di 2. Ehi? Sì? Qui ranger della Guardia Nazionale. Oh, alleluia. C'è un tizio pazzo coperto di sangue. Un altro? Dateci l'indirizzo, verremo a recuperare anche questo. Gli do l'indirizzo. Qualcuno di voi è rimasto ferito? No. Ok. C'è un medico con voi? Sì. Perfetto. Ditegli di attendere il nostro arrivo in modo da avere un quadro clinico. Ha già richiesto un pick up. Ah. Il nome del medico? Quello che è con noi? Cook. Cook. Ah, sì, ci risulta che abbia già una comunicazione in corso. Sì, c'è questo tizio, è sedato, legato. Sì, ma digli che è qua. Pericoloso. Digli che è qua. Io l'ho già detto. Scusa. Ragazzini. Aspettate l'arrivo del nostro furgone. In realtà sei più grande di me. Tra l'altro. Dopo una ventina di minuti sentite una sirena sotto le vostre finestre e qualcuno che suona il campanello. Mi apro. Prendete le scale per sicurezza. Ha! Si avvicinano in 4 militari, vedi? 2 hanno proprio i fucili in mano, mentre è normalissimo. Mentre 2 sembrano più i medici da campo, sì, da guerra. E io busso sul vetro al dottore per farlo rientrare. Ok. Ah, il freddo tempra. Mantiene giovani. È questo? Sì. Salve. Buongiorno, lei è il medico? Sì. Dottor Cook. Cook. Dottor Cook. Abbiamo anche l'ordine di portarla dal dottor Greenwood. Immaginavo. Qualcuno di voi è rimasto ferito? È stato no, morso? Abbiamo già detto. Graffiato. Perché continuo a chiederlo? Sono contagiosi? No, è per sicurezza. Vogliamo tecnicamente evitare... credo che abbiamo perso una ragazza, ma ah, non era con noi da principio, non faceva parte del nostro gruppo. Ecco, l'abbiamo vista ed è sparita. Era un'amica di Donatella. Qui, come si chiama? Com'è? Era un'amica, era un'amica della sua puttana. Signorine, ti ho detto che si chiamano signorine. Lo guardo male. Ma hai detto che si chiama Jessica? Signora, non ci interessano i dettagli, ci interessa solo sapere se qualcuno è disperso o ferito. Sì, uno è disperso. Una ragazza di nome Crystal, studentessa universitaria, studia scienze della comunicazione. È stata attaccata da qualcuno? Non lo sappiamo. O è c'era sangue? Dispersa? È possibile. Vedi che prende una cartelletta e segna dispersa. Va bene, vi ringraziamo per la collaborazione. E vengo con voi ora? Sì. Com'è andata la notte? Siete vivi? È andata bene. Non siamo in gruppo apposta per fare una cosa di comunità, come stanno gli altri? Il sistema funziona, signore. Mm-hmm. Vedi che facenno agli altri due di io mi giro verso Steven e gli faccio sono morti almeno in 5. Io rido. Beh, io faccio tranquillo, proprio faccia da culo, do un sorriso sbagliante a Gabby,
non a Gabby, scusami, a Matilda, perché bisogna sempre tenere vivo acceso il fuoco, e faccio per tranquillamente, faccio il culo per andare col dottore. Ok. Io rimango lì, se nessuno mi caga, rimango sul divano e gli svaligio casa. Vedi che i militari due, quelli col fucile, stanno portando e trascinando giù il tizio incaprettato. Scusa. Uno dei due militari che aveva l'uniforme più da medico da campo sta guardando intorno per accertarsi che voi effettivamente non abbiate lividi, graffi, segni di colluttazioni, cose del genere. Mentre qualche morsetto Gabby potrebbe averlo. Mentre l'altra militare donna ti guarda e, dato che tu stavi facendo per andare col dottore, aspetta che tu vada oltre. Io sono il dottore. Ti faccio cenno. Ci vediamo in cella. Steven, già che stai venendo, tienimi la borsa. Prego. Già che stai venendo. Non ancora. Se lo dici davvero ti guardo. Io cerco di mimetizzarmi col divano. Ok. Però io col cazzo che lo lascio su in casa mia. Dai, tesoro, vieni che tu. Prego, di qua. È con noi lui, faccio la tipa. Che bastardo. Mi metto la bottiglia tipo nella saccoccia e me ne vado. E li seguo. Ecco. Di cui ne ho bevuto tipo 3 sorsi. Solo? Sì, però devo, la voglio rivendere. Ah, ok. Non sono un alcolizzato. Non è come te. Bottiglia pregiata piena. Uscite e sotto casa di Steven ci sono due camionette militari. Una delle due vedete che è proprio militare, nel senso che ci sono dei soldati sopra, ed è quella dove mettono dentro il tizio che avete legato. L'altra camionetta è una camionetta di tipo militare, ma sulla fiancata ha il logo della Opus Magnum, che abbiamo tra l'altro. Io ho fatto anche il logo della Opus Magnum da zero, perché non avevo abbastanza da fare questa settimana, e quindi ho fatto il logo della Opus Magnum, che poi metterò su Twitter. Quello con due cerchi, uno dentro l'altro. Questo è il logo della Opus Magnum. Strano. Infatti. Ti dice niente? Mi ricorda qualcosa. Io dico che passo a casa. Tanto è vicinissima a casa mia, in teoria, no? Signore, se vuole andare a casa è libero di farlo. Sì, vi raggiungo. Prendo il mio mezzo. Attento ai geloni. Bisogna prendere. Scusa, il cavallo. Prima di andare via io mi sono fatto una doccia. Ok. Cioè, quando si sono svegliati. Sì, sì, no problem. Io vado a prendere il cavallo e poi li raggiungo. Ok. Le due camionette partono e lungo la strada si separano. Una va verso il centro dove c'è l'ospedale, mentre l'altra prende uno dei ponti che attraversano il fiume, il Ranger Creek, ormai completamente congelato a causa del freddo. Io ho preso il cavallo perché se ci sono altri di questi è più facile prenderli a cavallo che in macchina. Sì, si possono investire. Va bene. Ma non voglio ucciderli, sennò gli sparavo. Ok, scusa. E andate verso la base militare della Guardia Nazionale. C'è. Senza Dan, che è andato a prendere il suo cavallo. Io me lo immagino arrivare tipo il fratello di Ken, come si chiama? Caio. Rao. Sì, Rao. No, perché c'è qualcosa che mi puzza in tutta questa situazione, quindi col cavallo secondo me riesce a scappare meglio, un po' come la bici. Certo. In GTA. Certo, va benissimo. Intanto c'è il logo dell'Opus Magnum su Twitter, anzi se qualcuno lo vuole usare fate pure. Arrivate alla base e dei militari vi chiedono i documenti. Io sono un po' stupito di essere passato così liscio, devo dire la verità. Ecco, appunto. Perché non sto zitto? Signor Skalnik, lei non è sulla lista dei... Ma faccio parte del gruppo del dottore.
Purtroppo il dottore non è segnato come gruppo, è segnato come persona. Le dobbiamo chiedere di scendere dal veicolo e proseguire verso il paese. La porteremo con la prossima camionetta il più presto possibile. Intanto può passare il tempo. Mio caro, sono i miei assistenti. Purtroppo le mie infermiere e i miei collaboratori attualmente sono impegnati in famiglia o alla clinica. E ho bisogno di supporto, sai, a una certa età, affrontando quello che ho affrontato io, sai, la guerra in Vietnam, insomma, faccio fatica a tenere il passo. Dottor Cook, siamo ben consci di quello che lei ha passato e di quali sono le cose che il dottor Greenwood richiede da lei, quindi siamo sicuri che la presenza di un assistente in questo momento non sia assolutamente necessaria. Non essendo schedato come suo assistente, purtroppo non possiamo far procedere il signor Skelnick oltre il punto di controllo. Vedi un po' se sono segnato come figlio del maggiore finanziatore della Opus qui in zona. Magari se vuoi ti faccio un bel tiro di cosmopolita, che secondo me ci sta. Vai, fai un tiro di cosmopolita. 4, cioè passato di 4. Un po' di caga. Sì, vediamo che suo padre è uno dei più influenti contributori della Opus Magnum. Purtroppo questa è una base militare. Noi stiamo solo ospitando il dottor Greenwood mentre qui, e come capirà, per motivi di sicurezza nazionale non possiamo permettere a chi non è abilitato a entrare. Va bene, dai, tagliamo corto che qui fuori fa anche un po' freschino. Se la risolviamo con questa cosa per cui lui mi aspetta qui all'ingresso in una zona d'attesa finché non ha ulteriori avvisi? Certo, questo non è assolutamente un problema. Al caldo? Sì, beh, ovvio che stavo dandoti la possibilità di stare al caldo. No, se lo vuoi evitare. La caserma è a sua disposizione, almeno la parte comune. Vabbè, mio caro Steven, ci vediamo poi, eh? Sì, sì, controllo quanti goldoni ho nel portafoglio. Carico. Tira strada da 10. Cartucciera. 7. Quindi per un paio d'ore dovrebbe bastare. Io vado in caserma e inizio a fare conoscenza con le... Crisi alla base militare. Vado a fare conoscenza con le soldatesse. La soldatessa che vi ha accompagnato è quella che ti scorta all'interno della caserma. Come che si chiama? Che me lo dimentico tra un'ora, tipo. La soldatessa Doris. Che vi ha accompagnato. C'ha il nome sul... Sì, esatto. Avery. Faccio everything. Il soldato semplice Avery. Everything. L'ho detto male. Meno male che non ci sono. Dai, vi faccio fare il tour. Si chiama così. E dottor Cook, sì, dopo aver passato il punto di controllo, la camionetta procede fino all'edificio principale della base, e all'ingresso ad aspettarti, vestito con un pesante giaccone, ma comunque sfoggiando uno dei suoi più amichevoli sorrisi nonostante il vento e la neve che sferzano il suo volto. Tanto. C'è il dottor Greenwood che ti aspetta e è pronto ad accoglierti nella base. Dottore, è sempre un piacere rivederla. Bando alle ciance, non c'è più la gente che c'era ieri, quindi possiamo... Quindi muoviamo il culo e entriamo, per favore, che fa freddo. Toglierci questa maschera di affettuosità. Prego. Grazie. Siamo nella merda, vero? Ti fa entrare e ti conduce oltre un paio di porte. Vedi che è necessario un badge per entrare che lui possiede. E ci sono 4 guardie insieme a voi armate. E ti conduce all'interno di una parte della base dove ti ricordi di essere stato più o meno 35 anni fa. Ok. Dottor Cook, non le mentirò.
non siamo qui. Sarebbe la prima volta. Caso in questo giorno infausto. Temiamo che alcuni esperimenti siano un po' usciti dal nostro controllo e che qualcosa stia cercando vendetta, potremmo dire. Sì, è un termine appropriato. A che esperimenti ci stiamo... Ti stai riferendo? Jeremy, lo sai perfettamente a cosa mi sto riferendo. E non pensare che la merda che sta arrivando addosso a me non arrivi anche addosso a te. No, se tranquillo, devo andare, l'ho già vista giù, stamattina di merda. Se devo andare giù, sai che trascinerò chiunque posso nella tomba con me, quindi... Non ne dubitavo. Ho una cosa da chiederti. Sì? Ti ricordi quel novembre 1980? Me lo ricordo troppo spesso. Cos'è successo a quel bambino? Ci hai detto che era morto e che l'esperimento era fallito. Ma se così fosse, saremmo riusciti a tenere traccia di tutti i nostri esperimenti. Quindi adesso sarei curioso di sapere che cosa è successo effettivamente. E non cercare di prendermi per il culo, perché in questa stanza siamo io, te e quattro guardie armate. Come al solito ti piace ricorrere... A ogni mezzo necessario. Sì. Già. Hai sempre usato questi termini. Necessario, impellente, il bene dello Stato. Tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per qualcosa di più grande di noi, lo sai anche tu, Jeremy, non avresti mai accettato altrimenti. Ha detto così anche la tua ex moglie prima di venire con me. Se pensi che mi interessi. No, no, e ad ogni modo, io non ho mentito in quel rapporto, il bambino era morto. Il fatto che dopo qualche giorno la sua tomba fosse vuota... Non ecco, quello non ho riportato nel rapporto. Quindi tu vuoi farmi credere che un neonato sia uscito dalla tomba per i fatti suoi? No, io optavo di più per dei lupi che avessero scavato e tirato fuori il corpo dal feretro. Dei lupi. O delle bestie, o un pazzo psicopatico, non è che ce ne siano proprio pochi da queste parti, eh? Fammi capire questa cosa, Jeremy. Sei un Sioux? Sei un Arapaho? Sei un Shoshone? No. E quindi perché un uomo di scienza dovrebbe pensare che un lupo ha scavato una fossa per riesumare il cadavere di un bambino nato morto? Per mangiarselo? Mi sembra più plausibile del pensare quello che mi sembra di sottintendere nelle tue parole, che il bambino sia uscito da solo dopo che l'avevo dichiarato morto. E se non fosse stato il bambino? Se fosse stato un medico con un grosso senso di colpa nei confronti dei genitori a cui ha dovuto portare via un bambino? Beh, queste sono tue illazioni. Forse sono mie illazioni, o forse non tutti sono stati onesti quel giorno. Se ne trovi qualcuno di onesto quel giorno, segnalamelo. Ad ogni modo, non vorrei sembrare, ma che un medico abbia avuto dei sensi di colpa, che un qualcosa abbia tirato fuori dalla tomba, che come tu ventili, non lo so, a parte le altre possibilità, potrebbe essere uscito da solo da quella tomba, non lo so. Cosa possiamo fare ora?
Perché mi stai dicendo in pratica che tutto questo derivi da quel bambino? Cioè, questo che mi stai dicendo? No, quello che ti sto dicendo è che non credo che sia una coincidenza che quello che sta succedendo sia così simile a quello che è successo 35 anni fa. Ma mi sembra anche un pochino incrementato. Forse... potrei sbagliarmi, però i dati li hai tu. Alcuni dati li ho io, alcuni dati li hai tu. Mi piacerebbe poter comparare le nostre ricerche. Sicuramente tu hai avuto il polso della situazione locale molto più di quanto abbia avuto io negli ultimi 30 anni. Diciamo che se tu fossi pronto a collaborare, io sarei anche in grado di chiudere un occhio nel caso saltasse fuori la colpa di qualcosa. Io tiro fuori una cartelletta con su dei dati e gli chiedo: scusa, allora confrontiamo un secondo un elemento prima di andare avanti, perché vorrei verificare a che punto siamo arrivati. Quanti casi di rabbia hai rilevato tu? 6. Ok, me lo segno. Con altri 6 che avevo rilevato io. Direi che negli ultimi giorni sono aumentati, giusto? Cioè, come frequenza? Anche quelli rilevati da te? Negli ultimi giorni che risultino effettivamente a me sono 4. Non so perché, ma il dottor Greenwood me lo immagino come quello di Stranger Things con i capelli bianchi. Non capisco come mai, data la sigla completamente diversa che io ho fatto. Comunque c'è la miniatura su fumblegdr.it. Walter, temo che siamo di fronte a un'escalation, perché se mettiamo assieme i miei dati con i tuoi, direi che stiamo avendo un incremento in frequenza e in aggressività. Se vuoi che ti riporti i dati sulla popolazione locale, ti posso dire che negli anni un po' di aggressività in aumento, casi di violenze, di depravazioni a livello di proprio di legate alla rabbia, sono state sicuramente in percentuale maggiore rispetto ai paesi confinanti. E non capisci che siamo sull'orlo di una scoperta epocale, forse? Io avrei preferito fosse tornato tutto alla normalità da un certo punto di vista. Un sacco però... di film horror iniziano così. Non capisci. Con il professore che dice una scoperta epocale. Cioè, c'è un sacco di gente che fa il facepalm. Non capisci che siamo stati in grado di influenzare per 30 anni le emozioni di un'intera comunità locale. Pensa cosa potremmo essere in grado di fare su ampia scala. Pensa alle implicazioni che potrebbe avere la nascita di un essere umano completamente nuovo. Avrebbe sicuramente delle grosse implicazioni. Al momento il problema è riuscire a invertire il processo o controllarlo. Anche perché vorrei capire esattamente per quale motivo tu ti impuntaste all'epoca sulla rabbia. Perché la rabbia è molto semplice da creare. Sì, è vero, ma adesso come la controlliamo? È un'ottima domanda. Avrò bisogno di capire qualche cosa di più. E avrei bisogno anche di capire perché dell'ultima tornata solo uno sia morto e gli altri no. Ad esempio, quel mandriano con cui ti abbiamo messo in gruppo, ti sembra che sia aggressivo? No,
È scontroso, è diverso da aggressivo. A noi risulta che sia stato cacciato. In questo momento si immagina io che lo sbatto la testa sulle scale mentre lo trascino. Sì, infatti. I medici alla Postbagnum. Era tipo puttana, t'ammazzo. I medici alla Postbagnum che dicono ketamina, tantissima la concentrazione di ketamina nel sangue, e tutte queste contusioni sulla nuca, come mai? A noi risulta che sia stato cacciato dal suo lavoro di animatore del rodeo a causa di un brutto incidente con un'arma da fuoco. Sì, ma non è... Fatevi i cazzi vostri! Da lontano a cavallo, fatevi i cazzi vostri! Sì, è, ripeto, per ora si posiziona nella scala che avevamo creato nella scontrosità vicina alla rabbia, però è soltanto scontroso. In fin dei conti penso che in quasi ogni benedetto bar della... Da qui allo Utah potremmo avere dei soggetti simili a lui. Forse. E dell'altro soggetto che cosa mi dici? L'altro soggetto... L'edonista. Ha preso una strada decisamente diversa. Da quella del fratello, senza dubbio. Sì. Tan tan tan! E chi legge Twitter capirà. E diciamo che pare avere un blocco psicologico che gli fa sfogare la rabbia attraverso altre chiavi. Dopo il fratello non ha più manifestato particolare aggressività. Ha un... In quel momento si sentono risuonare gli schiaffetti sul culo della soldatessa. Infatti è quella la sfoga in tutt'altra maniera. Fammi diciamo... 50! Scusate. Devo chiederti di tenerlo strettamente sott'occhio. Sì, è quello che sto facendo. Ovvio, non posso influenzare più di tanto le loro scelte. E di riportare qualunque evento fuori dall'ordinario che tu riesca a vedere. Beh, mi pare di averlo sempre fatto, no, mio caro? Ho bisogno che tu stia molto più attento. Sì, tra l'altro comincio a avere la mia discreta età. Ce la faccio. Sì. L'età è un concetto relativo. Sì, per chi si fa di steroidi come te, ovvio. E si sistema i capelli fluenti, che tu non hai più. Non c'è bisogno di ricordarmelo. Tra l'altro, invece, a proposito, mio caro, vista la situazione in cui ci stiamo cacciando, una spara tranquillanti me la daresti? Una spara tranquillanti, pensi di essere in un film degli anni 80? No. 2015. Beh. Perché cosa si usa oggi? Fucili a pompa. Non si sono mai usati sparatranquillanti su degli esseri umani. Speravo il contrario. Comunque, un teaser? Un teaser. E che cazzo? Va. C'è quello di Rogue Squadron che deve uscire tra poco, se vuoi. Un taser. Potremmo darti un taser, sì. Taser, quel coso lì, insomma, quello che usate voi giovani. Beh, no, voi giovani. La Tasi, la Tarsu. Sì. Okay. Sì, chiedi a uno dei soldati qui fuori. No, sai che va bene tenere d'occhio due dei soggetti, però non vorrei che mi saltassero al collo. Non dovrebbe succedere, non di giorno perlomeno. Sì, ma neanche di notte con questi soggetto qui. Soggetto ci sarai tu, zio. Va bene. Altre... Però sì, ad ogni modo, invece, per riportare un attimo la situazione all'ordine, dici che sta facendo tutto un unico soggetto o... Non lo so ancora. Credo che ci sia un pattern che non abbiamo ancora capito. Ottimo! Toccherà come solito a me. Vabbè. Non darti troppe ari, non sei così intelligente. Non così.
e faccio il gesto con le mani con una mano sola indicandolo, tipo tra indice e pollice, così, e allargo le due braccia. Torna pure dai tuoi soggetti, Jeremy, ma ricordati che ti teniamo per le palle. Va bene, tu rimani pure qui tra le quattro mura, caga sotto. Taglio di montaggio, e c'è la stessa cosa che hai detto, ma in un altro contesto. Con due soldatesse. Ti teniamo. Scusate. E torniamo ai nostri due. E Dan, che è andato a prendere il cavallo e che si avvicina... Cavalli tipo Terence Hill, aspetta, lo chiamavano Trinità, attaccato sulla barella dietro la trascina. No, ovviamente i cavalli qui saranno abituati al freddo, quindi vado a cavallo. Ok. Verso dove sapevo dove stavano andando? Beh, c'erano le camionette militari, immagino che sia la base della Guardia Nazionale. Beh, nel frattempo sarò arrivato. Sì. Vado alla reception, all'ingresso, al posto di blocco. Al posto di blocco. Oh, oh, buono, buono. Mi appoggio su una sella. Sta cercando il professore. Quale professore? Dottor Cook. Eravamo con lui, abbiamo preso il soggetto. L'informazione è riservata. Documenti. Non sto cercando di passare. Cosa ti servono i miei documenti? Non possiamo dirle se il dottor Cook è presente o meno, a meno che lei non ci dia i documenti. E se non risulta su una qualche vostra lista, non mi direte comunque dove è il dottor Cook? È libero di girare il cavallo e andarsene. Beh, questo posto mi sembra pubblico. No, è una base militare, signore. Qui davanti? Sì. Mi guardo intorno a vedere se... c'è qualcuno che riconosco. Fai una prova di percezione. Di 10. No. Di 10. Lì nei dintorni non vedi nessuno. Senti la voce di Steven da dentro, però non capisci cosa sta dicendo. Gli do i documenti. Guarda i documenti. Mi spiace. Il nostro collega, lo sento che è in caserma. Lei non è sulla lista, signore, mi dispiace. E Steven? Non è sulla lista. Però è dentro. Non è neanche dentro. Beh. Quindi signore, posso andare lì? No, la invitiamo a girare il cavallo e a tornare alla propria abitazione. Non è sicuro stare per strada con questa bufera, signore? Già. Steven! C'è anche il vento. Sai, quando sei occupato. Puoi fare un tiro di percezione, ma hai anche il malus di meno 5. Perché nel frattempo c'è la diva che fa Steven, Steven! Cioè, l'ho fallito già di mio, quindi figurati. Avete ragione, questo è un tempo di merda. No, veramente il problema è che tu hai fatto Steven da mandriano e dentro Steven aveva detto alla tizia chiamami Steven come se fossi un mandriano. Purtroppo... Cioè, quando uno è dentro, beh, avete ragione, non è il tempo ideale per stare fuori. Giro il cavallo e me ne vado verso casa. Ok. Di Steven, perché non gli ho ridato le chiavi. Giustamente, sei uscito per ultimo. E io sono lì. Dottor Cook, dopo che hai finito questa conversazione, le guardie ti indicano l'uscita. Mentre me ne sto andando mi viene un'idea geniale e prendo il walkie talkie. Inizio a sparare. Prendo il walkie talkie e provo a contattare sulla frequenza di gruppo nostra. Ok. Che effettivamente per la tua istruzione è un'idea geniale. Perché, per solo perché so usare bene i walkie talkie. Dottore. Sì, mio caro? No, il dottore non sente, però Steven sente. Dottore, dottore. Non farmi fare la scena di Verdone in Viaggi di nozze. Dottore, non mi stanno facendo entrare, io sto tornando indietro. Dai! Poi è padre Flanagan, i bambini di 4 anni. Esatto. Vabbè,
Dico, scusa un attimo. Caccona. Scusate un attimo, tesori. Ecco, non ci credo. Cacca. Ortolani insegna. Ortolani ha sempre ragione. Interrompo un attimo la discussione di filosofia che stavamo... Il coitus interruptus, il famoso. Intraprendendo, mi asciugo e rispondo al walk talking. Il dottore è dentro in realtà, eh? Anch'io. Sì, ci vediamo dopo. Sì. Dove? Ma rigruppiamoci a casa tua. Va bene. Io però sto già andando. Sì, infatti. Anch'io mi incammino verso quello che stavo facendo. Ah, ovviamente quando sono andato a casa mia ho posato la bottiglia pregiata di whisky. Ok. Intanto togliti 8 punti di resistenza perché cavalcare nella neve col vento sferzante è un'impresa faticosa. Ma io sono un figo. Dov'è la resistenza? La resistenza è davanti. Qui c'è resistenza. Tu hai 85. Come? Si vede che avete la stessa costituzione, o quasi. C'è anche più di costituzione. Ehi, ero posto. Come la cancella, bottiglia. Vabbè. La resistenza si calcola in maniera molto complicata, perché è tipo costituzione diviso 3 per 5, però arrotondato per difetto. Ma non entriamo nel dettaglio. Vabbè. È uno dei tanti calcoli complicati di cult, per cui se volete fare un PG rapido, usate... la scheda per fare il PG di cult che c'è su Fumble GDR. Comunque, tu torni a casa di Steven e Matilda e Jessica sono tornate a casa loro. E Gabby? Casa loro, quindi non c'è nessuno. Non c'è nessuno, anche Gabby è tornata. Frugo i cassetti. Vai. Trovi cose che non vorresti vedere. Fai un tiro di cercare, cos'era? Trovare rifornimenti. Trovare rifornimenti. Posso spendere i punti eroe? Allora, sì, i punti eroe li potete spendere per diverse cose. Principalmente se... Per aumentarti i tiri, no? Per aumentare i tiri o per diminuire i tiri altrui. Ok. Quanto quindi, si riprendono? A sessione. Ma dai, allora tipo 3 riuso. Ok. Perché non so quanto tempo ho, quindi... E per ogni punto eroe che usi... Se non ricordo male, è un più 3. Ah, la Madonna. Minchia. La moglie di Mordiggian. Hai ragione. Allora ne uso 2. E adesso faccio 19. Vabbè, tiro, intanto vediamo come va. Magari faccio 20. No, 14. Se mi danno più 3, 8. Sono riuscito di 2. Ah no, scusa, ogni tiro è 1. Ogni punto è 1. Ogni punto è 1. Allora ne avrei usati 3 e avrei fallito di 1. Non trova quelle foto. Hai fallito. Hai fallito di 1, per cui in realtà, vabbè, le cose base che potresti trovare le trovi lo stesso. Quindi se vuoi mangiare, bere, fumare. Un po' di cash. Sì, anche del cash, ma non tanto. Vabbè, quello che c'è. $20 abbandonati in un cassetto dentro un libro. Va bene. Libro. $20. Quello che hai scritto tu. Okay. Allora, il libro scritto da uno con istruzione 4 deve essere bellissimo. Rimetto a posto un attimo e poi mi svacco sul divano con un'altra bottiglia di roba pregiata. Che tanto che ormai vuoi. Del gin. No, sembra che se riesco a uscire vivo e ricco per me. Ricco per me, ricco. Da $20. Vivo $20 sono un sacco di soldi per me. Faccio l'istruttore di liquidazione in un agriturismo perché non mi prendono più i rodei. E per 6 mesi non fa niente perché c'è. Certo, la neve. $20 sono un sacco di birre che non bevo, rivendo. 4. Ma le rivende. Ho comprato al supermercato. E basta, quando finisco lì di scorrere di Archimede, esco, mi asciugo, esco. Come il triangolo montato, esatto. Il famoso triangolo del Wyoming. E incrocerò il dottore, immagino, che sì, che ha finito. Beh, Doc, com'è andata? Tutto bene, tutto bene. Tu? Benissimo. Saluto con un cenno caloroso della mano le ragazze. Certo che bisogna fare qualcosa per questo tuo fiatone. Ogni volta che ti vedo sei sempre un po'... E anche il sudore, che poi sto freddo, prendo le malattie. Infatti, guarda caro. Non prendi il freddo.
devi coprirti in maniera, insomma, consona, non troppo e non troppo poco. Ha ragione, dottore, ha ragione. Il nostro puzzi da mandriano, tu? Puzzi da mandriano? Puzzo un po' da redneck. Il nostro comune amico è tornato a casa mia. Ah, beh, ottimo, sappiamo dov'è. Puzzo quindi... un po' di cavallo, nonostante sia il 2015. Ci sta. Ma sei più sempre un mandriano. Comunque niente, no, abbiamo consegnato, sono molto felici del fatto che abbiamo trovato un soggetto impazzito senza ucciderlo. Sono rimasti un po' stupiti dalle contusioni nella testa, devo dire non ci avevo fatto troppo caso. Ma il soggetto non è andato dall'altra parte? In che senso? Le tue camerette non erano andate... Mm-hmm. Sono separate? Mentiroso! Sì. Ma qui hanno, gli hanno dato la notizia che l'abbiamo trovato, ho parlato con il dottore, e il mio collega, e collega, e mi ha detto che era felice della notizia, che faranno il possibile per rimetterlo in sesto, no? Ok, va bene, torniamo a casa? Bah, direi di sì, vista anche l'ora, direi che potremmo fare la mezza colazione. Sì, la seconda bel colazione. Brunch. Un po' di carne cruda? Ma no, l'ho già presa. Andiamo, prego. Sì, giusto, giusto. Io preferirei delle fette tostate, ma com'è? Comunque ci accompagneranno con la camionetta, giusto ragazzi? I nostri ordini sono di riportarla all'abitazione del signor Skalnik. Che è quello che ho appena chiesto. Sempre farmi ripetere le cose voi ragazzi. Su, su. Se confermiamo casa sua, solo i nostri ordini. Se casa sua non è aggiornata, perché immagino sia un po' più moderna e quindi non ha una stalla, io faccio entrare il cavallo in casa. Come? Non ci entra? È un po' grosso un cavallo, non c'è tipo un garage o qualcosa? No, perché è al secondo piano. Lui vive solo al secondo piano. Al primo piano cosa c'è? Un magazzino. Un capannone. Un magazzino. No, un capannone. Spacca il magazzino, cosa me ne frega. Ci sono le chiavi? No, perché non è suo il capannone. Ah. Però per quel che mi riguarda fai quello che vuoi. Ah, sfondo la porta, cioè spacco il lucchetto se c'è. Spacco il lucchetto, ammazzo famiglia. Ecco come perdere anche questo lavoro. Non puoi legarlo al palo della luce. Ma fuori muore di freddo. Non è che dentro il capanno, vabbè. Beh sì. Sì, un po' meglio, sì. Ti avvicini al capanno, senti che da dentro viene del rumore. Poggio l'orecchio. Stunk. Stunk. C'è gente che lavora? Sì. Vado a portare il cavallo a casa. Tua? Sì, che non te lo di fianco. Sono a vedere se sfondava lo stesso la porta. No. Sfondo la porta e ammazza. Non si sa mai, No. Non sono pazzo. Voi arrivate, vi riportano a casa tua. E in quel momento arriva anche Dan. Se lo cavallo l'ha abbandonato, non era grave spezzare il lucchetto, dai. E salite in casa. Allora? No, più che prima di salire in casa, se andassimo a vedere dove abbiamo perso Crystal ieri, non credo che troveremo qualcosa, però con questo tempo. Però c'è un filo più luce di ieri. Entra in casa, smettila. Ma che mi facciano giocare all'investitore. Dopo la colazione? Vabbè, entriamo in casa. Io mi risvacco sul divano. Ti svacchi sul divano. Dalla finestra praticamente è impossibile vedere fuori dalla bufera. No, se c'era quella bufera lì non lo dicevo niente. No, aumenta mano a mano, Okay. Cioè mano a mano che passa il tempo, la bufera aumenta sempre di più, quindi mentre siete in casa a rilassarvi un attimo, fuori il vento aumenta ancora di più. Accendo il fuoco. Aumenta ancora la neve, fino a che... A un certo momento voi non vi rendete conto di niente. Io sto accendendo il fuoco. Tu stai accendendo il fuoco. E tu, Steven, senti che... il tiro Diego. No, non c'è bisogno neanche del tiro Diego. È fallito automaticamente, perché visto che ci sei riuscito sempre. Senti il vento placarsi completamente. E la neve? Ti giri verso la finestra e non c'è più neve che scende. Che scende. Però fuori vedi le case come se fossero un po' più sporche di quanto te le ricordassi. Il cielo ha un colore strano, come quando ci sono quei... L'upside down.
non così tanto, come quando ci sono quei tramonti che però non sono proprio tramonti, che c'è un po' di smog ma ci sono un po' di nuvole, c'è un colore strano nel cielo. Gli edifici sono molto molto sporchi e in lontananza ti sembra di scorgere un palazzo un po' più alto degli altri che non ti ricordavi. Mi avvicino alla finestra per guardare meglio. Adesso con rilievo. Fallito, contento, di 5. No, oh, finalmente possiamo iniziare che a giocare, cazzo. Cazzo. Da inizio sessione. Ti avvicini alla finestra e quando sei a meno di un metro dalla finestra sentite sulla porta. Ciao orecchie di quelli che ci ascoltano. No. Com'è andata? Avanti. Mi giro con la mano sulla pistola preso e penso accendendo il fuoco e guardo Steven perché è a casa sua. Mi avvicino verso la porta. Adesso ti rendi conto anche tu che ti sei girato che non c'è più rumore del vento. Non sono istruito, può capitare. Idiota. E che ne so, guardo lo spioncino. Fuori dallo spioncino non vedi niente. Chi è? Steven? No. Vedi il pianerottolo di casa tua, però non vedi nessuno. C'è nessuno. Dalla porta? Tiro fuori la pistola e la carico. Faccio un passo indietro. Chi è? Faccio due passi indietro. Mi avvicino alla porta e la apro. Pronto con la pistola. Ok. Quando apri la porta, non c'è assolutamente niente fuori. Guardo la porta. Dalla porta. Richiudo la porta, faccio due passi indietro con la pistola puntata e faccio: ma che cozzo sta succedendo? Avete che cazzo succede qui? A me lo domandi, dov'è il fucile a pompa? Il fucile a pompa se l'hai portato via Gabby. Troia maledetta. Io punto la pistola verso la porta e mi guardo bene intorno. Vabbè, scusami. Soffitto. Essendo un elettore di Trump, avrò una mazza da baseball in casa. Sì, quello sì, senza tiro dubbio. Fuori la mazza da baseball. Anzi, è una mazza da baseball con i chiodi. No, non è elegante. Vibrante. Non è elegante. In fibra di carbonio. Ok. Con le borchie per fare più male agli immigrati. Che cazzo è? Col mio cognome, poi tra l'altro. È il tuo campanello? No, no, non è il campanello. Guardo dalla finestra, cercando di guardare davanti alla porta dalla finestra. Fai una prova di percezione. Di te. Guardi fuori, ovviamente non vedi il pianerottolo perché è un po' troppo angolato. È un po' troppo angolato. Non è euclideo. Scusate un attimo, la porta l'hai richiusa? Sì, sì, chiaro che sì. L'ho richiusa, ho fatto passi indietro e ho detto: che cazzo è, che campanello c'hai? Però guardando dalla finestra vedi che ci sono sotto all'edificio dove state adesso 4-5 persone che si aggirano come il tipo di ieri sera. Steven, guarda. Guardo. Quella gente abita qui? Dottore? No, qui non abita nessuno. Io guardo con loro, ma non parlo. Dottor Cook, faccia un tiro di ego per vedere se riconosce le persone. O di percezione, anzi, scusa. Decidi tu. Percezione. No, non le riconosco. Non sono di qui. Vado a prendere il mio fucile e anche la mia pistola. Ok. Allora, il tuo fucile è un fucile da caccia. Io preparo l'azione, se entra qualcuno sparo. Cioè, sto pronto a sparare. Quindi segnati che ha un caricatore da 5 e più 3 al danno. Dottore, ce ne sono un sacco, sono almeno in 5. E se a non me sembrano 4, sembra però sì. Tutti 4-5, non cambia un cazzo. Più 3? Più 3. E la pistola invece ha un caricatore da 14 e fa più 2. Sembrano tutti fottuti nel cervello come quello di ieri. Mio caro Dan, il dubbio è come facciamo a sentire qualcuno che bussa, da dove stanno bussando. Ma che cazzo ne so, sei tu il professore. Sì, ho capito, ma anche tu avrai bussato ad una porta. Appoggio l'orecchio al pavimento. Dalla porta sempre. No, questo lo sente dal pavimento. E i rumori di quelli che lavorano sotto? Senti solo.
Qua sta succedendo qualcosa di strano. Che cazzo sta succedendo, dottore? Io provo a rispondere nello stesso modo. Ok. Eccola, abbiamo perso pure quello. Allora, Manto, fammi una bella prova di... tu hai... no, non c'è niente che ti possa aiutare. Fai una prova di carisma, c'hai tre, in realtà. Carisma o tre, cosa vuol dire? Che è una prova che... generica. Cioè, una cosa generica. Ok. Fatto 7. E non ti preoccupare, Matteo, è la GoPro che ha finito. Ciao, GoPro. Quando bussi per terra e cerchi di replicare il ritmo che avevi sentito provenire da sotto, una delle piastrelle su cui hai picchiettato fa un movimento come se si stesse spostando, fa un... e da sotto questa piastrella esce una mano che cerca di aggrapparti e di prenderti. Oh, santa Giove! E non riesce a prenderti, ma solo perché la piastrella comunque le blocca un po' il passaggio. Vedi che fa fatica a passare. È una piastrella molto piccola. Ce ne accorgiamo? Tu non lo so, Steven sicuramente sì, perché aveva l'orecchio per terra, quindi stava seguendo la scena un po' più... Da cosa non lo sai? Da vicino. Tira. Passata di 4. Sì, anche tu senti proprio il... Ma che cazzo, carico e do un calcione. Tipo Vai. Football americano quando fanno il punt. Vai. Come fanno? Il tiro... Ah. 3. Se è corpo a corpo, tipo rodeo... Beh, ce l'hai comunque fatta. Dai un calcio e vedi che la mano si sgretola in una specie di poltiglia nerastra. E io proprio da fin punto la pistola lì dove non c'è più e faccio... Che cazzo era quello, dottore? Che cazzo era? E lo guardo. E sentite di nuovo il vento fuori dalla finestra. Mi alzo e guardo fuori dalla finestra. Ci sono ancora i tipi? No. Che cazzo era? Vado là e con un calcio sposto la mattonella. Quale mattonella? La mattonella è perfettamente a posto. E allora mi guardo un attimo il piede. L'avete visto anche voi? Sì che l'ho visto. L'hai visto? Sì. L'hai visto? Sì, ho bisogno di whisky. Che cazzo ci hai messo dentro la roba da bere qua? Niente! Qualche tua droga fottuta? Ma non dire puttanate! E bevo. Io ingurgito un paio di pasticche. Doc, lei non ha bevuto, l'ha vista? Eh? L'ha vista? Cosa, mio caro? Quella cazzo di mano, l'ha vista? Quale mano? Io l'ho vista. Punto la pistola, punto la pistola, siete sotto dottore. Shock, è chiaramente un segno di shock. Doc, non mi prenda per il culo, guarda che non è il caso. Ti sto puntando la pistola in faccia. Appoggio di nuovo l'orecchio per terra. Senti i tizi. È abbastanza. Doc, l'ho vista che si spostava. Non mi prenda per il culo. Mi avvicino con la pistola per puntargliela alla fronte. Ma mio caro, lo sai che è normale? Non mi prenda per il culo! Posso provare a intimidirlo? No, però potete provare a fare una... Cioè, sì, puoi provare a intimidirlo e intanto Manto può provare a fare una prova di psicoterapia. Tu, per intimidirlo, fai una prova di... Non c'hai niente per intimidirlo. No, però c'ho... No, ego, non c'entra niente. Carisma. Ma non hai niente per intimidirlo in realtà. C'ho una pistola puntata in fronte. Infatti aiuterà. Più 5, però. Ok, quindi 3 più 5. 3 più 5. Spendo 3 punti. Io l'ho passata di 15. No, aspetta, di 12. Io l'ho passata di 3. Vedi che al dottore scende una lacrima, cioè una goccia di sudore che si sta un po' cagando addosso, però il fatto che ti stia parlando in un certo modo e che stia cercando di farti ragionare, per quanto sia una cosa fottutamente strana quella che hai visto, perché non era assolutamente normale una cosa del genere, inizia a pensare che forse effettivamente qualche cosa nel whisky c'era, o forse sei solo molto stanco. Però io il dottore l'ho visto saltare. L'hai visto saltare, o forse hai pensato di vederlo saltare e si stava solo rialzando? E i tipi fuori? Ah, quello è tutto un altro discorso. Fai un tiro di ego.
Ehi. Passato di, do, di 13, no, di 11. Ok. I tizi che hai visto fuori probabilmente te li sei immaginati perché la bufera in quel momento si era placata, ma pensavi che ci fosse qualcosa di strano. Magari erano quelli che lavoravano di sotto, che erano usciti un attimo e col freddo. Metto il cane stavano... della pistola, cioè li appoggio. Metto la pistola. Io tu sei un fottuto pazzo. Che cazzo c'ho? Che cazzo vuoi da me? E lancio la bottiglia, quella che è stata, qui stavo bevendo per terra, spaccandola. Cerco di prenderla al volo più per non sprecare il whisky. Fai acrobazia. Nuotare, corsa? No. Ambidestria? Però no. Io ho lanciare. Seduzione? No. 13. Cash. La bottiglia si infrange per terra. E mi allontano da lui guardandolo schifato, perché sicuramente ci ha messo qualche droga dentro. Nei vari incubi, hai mai visto una roba simile? Nei vari incubi che hai avuto durante tutta la tua vita, soprattutto da quando avevi 3-4 anni, sono stati peggiori quando eri così piccolo. Poi sono un po' diminuiti, adesso sono tornati a farsi sentire. Hai visto spesso delle città in rovina e... tu rimanevi da solo in queste città e c'era qualche cosa che ti inseguiva, ma non capivi mai cosa fosse. Non hai mai visto effettivamente la strada che hai visto l'altra notte, però delle città simili le hai viste, sì. Quindi, mentre torno al divano, col piede faccio un attimo sulla mattonella per vedere se è solida e poi mi allontano ancora un po'. E mentre sentite questo, sulla porta si conclude la prima puntata. Come la prima? Non era un one shot, quindi? No. La prima puntata di Strange Wyoming. La mini campagna di cult estiva di Fambo. Sì, e con la una partita intera seria con PG Matteo. Contro PG. Cosa? È già con la premessa del PG contro PG. Forse, chi lo sa? No, infatti c'è il rischio. Beh, ma conoscendoci c'è sempre il rischio. Considerando che lui è un fottuto drogato e rotomane. Mua. Io sono aggressivo e ho una cattiva reputazione. Adesso vorrei chiedere a Manto se è serio. E tu non riesci a correre. Se è serio nel suo non l'abbiamo mai fatto, considerando Krubal, Zlatan, Nezumi. Mi ero dimenticato tutta la fase Mondo di Tenebra mentre lo dicevo, dove effettivamente sì, l'abbiamo fatto. Beh, anche Exalted, se non ce l'avesse impedito Claudio, quindi... Però vabbè, lì non possiamo. O ogni volta che c'è un personaggio di Chris con Roberto. Lì però con gli ospiti, io intendevo sul nucleo base nella maggior... Vabbè, ok, hai detto una cazzata. Manto, lascia stare. Infatti. Noi facciamo un sacco di PvP, ma lo mascheriamo molto bene, è diverso. Già. Io adesso lo volevo fare, se non mi convincevi. E mi stavo cagando sotto perché le prendevo di brutto. Sì, sì, ma poi ero praticamente fottuto. Cioè, tu che mi dici che non vedo le cose. Questo qua è appunto redneck, ignorante. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble. Una puntata un po' più horror del solito. Spero che vi sia piaciuto. Se vi sta piacendo Cult, fatecelo sapere. Potete scriverci a @FumbleGDR. Potete scriverci un commento su Facebook. Potete lasciarci dei commenti su Spreaker, come fate mentre ci ascoltate in diretta. E potete anche lasciarci delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle su iTunes. Potete lasciarci dei commenti su YouTube, anche perché su YouTube ci sono due video, uno della diretta, uno fatto con la GoPro, che è più fica, ma che muore prima. Dal prossimo mese forse anche quello con la GoPro non è più comunque così secondo sfidiato. Me a questa puntata di Cult manca un po' di Brad Flanagan. Diciamo che sarebbe saltato giù dalla finestra a picchiare quattro tizi a pezzo nudo. Sì, tra l'altro ti dico la difficoltà di mantenerlo sulla linea seria. No, beh, a parte certi scivoloni, dai. Ma no, certi scivoloni ogni volta, DNA. Proprio il mandriano, ogni volta che dicevo incaprettato c'erano due imbecilli qua e facevano cazzo. Ha detto cacca. Capretto. Comunque Alessandro Salemi dice grande puntata. Grazie Alessandro. Voi che ci state ascoltando potete fare altre
due cose, anzi, una la dovete fare ed è andare su QWERTY.it e candidare QWERTY.it come miglior radio online ai Macchia Nera Italian Awards. Lo potete fare da qualunque pagina del sito. Dovete votare almeno 8 delle 39-38 Minchia. Categorie. E non potete votare lo stesso sito in più di due categorie, se non sbaglio. Ma tanto QWERTY è solo il miglior sito. Ah sì, mi sa che devo fare un altro account allora per votare. Se avete votato e vi rendete conto di aver sbagliato, potete rientrare, rivotare con la stessa mail e viene sovrascritto il voto. Perfetto, perché io mi sa che l'ho votato come miglior sito, miglior radio online e poi probabilmente anche tipo come miglior post. Minchia. Ma miglior post devi dare un post, tra l'altro. Ho messo quello del QWERTYton. Ah, allora quello non c'entra, quello va bene. Quello su QWERTY, però. Quindi mi sa che tre categorie, no? No, QWERTY.it e QWERTY.it, il post è il post. Non però c'entra. È su QWERTY.it. Ma no, vabbè, ma comunque messo io, okay. Non c'entra. Perfetto. Se tu avessi messo QWERTY.it come home page, allora sì, era un problema, ma così no, va bene. Potete andare su QWERTY.it/associati e associarvi, e costa 20 euro l'anno e ci aiutate a produrre nuovi podcast, oppure potete donarci quello che preferite con il tasto dona su PayPal che trovate in fondo alla pagina. Grazie a Davide che ci ha dato 50 euro settimana scorsa. Bravo, e grande Davide. Soprattutto grazie a Pietro che ha fatto la nuova copertina della pagina di Facebook, del canale di Twitter e del canale YouTube. Quella col drago fica. A entrambi. Ma di Fumble o di QWERTY? Di Fumble. Di Fumble. E se vi piace la nostra copertina e vi interessa andare a vedere altre cose che fa Pietro, perché lui fa il disegnatore e il... mi ricordo forse anche a memoria il sito, la pagina, tipo AU Chronicles, qualcosa del genere. Esattamente, ma sto andando a recuperare il nome esatto perché è complicato e non me lo ricordo mai. Sono tipo quattro vocali di seguito. Io lo seguo perché fa veramente bei disegni. Fa dei disegni molto molto belli. Il drago che ha disegnato per noi è fichissimo e sono molto contento di essere riuscito a fare questa cosa. Ci sono anche dei disegni zozzi, quindi andate a vederli. Vabbè, i disegni zozzi ci sono un po' ovunque e Pietro fa bene a farli. Vabbè, ma li fa di mano sua. Comunque, adesso ho dei problemi a trovare. Mentre tu cerchi questa cosa, io volevo, se mi permettete, salutare Lucia Rinolfi, con la quale ho fatto spoiler, un programma di cui sono molto molto fiero, che abbiamo presentato qua. Sì. Più di un anno fa. Quando era ancora un'idea malsana. Esatto. Era poi nella puntata La figlia della falce. Esatto. È tutto qua. Ah, giusto. È vero che lei era la figlia di Joe Jay. Di Morrigan. Ecco, di Joe Jay. Kerrigan. Kerrigan, Morrigan. Tutta la stessa roba. E OU, Never Ending Chronicles. Trovate il link sulla nostra pagina di Facebook. Trovate il link anche sul nostro Twitter, che lo sto mettendo in questo preciso istante. Andate a vederlo, fa dei disegni molto belli. E soprattutto ha fatto la copertina di Fumble. E soprattutto ha fatto la copertina di Fumble, ecco sì. E detto questo, noi torniamo settimana prossima con la seconda puntata. Non sappiamo se sarà l'ultima o la penultima. Settimana prossima cos'è? Numero? Mercoledì. Numero 17. 18, quello che è. No, 17, c'è ragione di Manto. Va bene, ho 17 e 18? Sì, 17. No, scusate, ho detto 18 perché ho visto che... Oggi è l'11 ormai. 18. Va bene. 17? 17. No, 17. E ci sentiamo mercoledì prossimo con la seconda puntata. Bella. Con la seconda puntata di battuta di profonda cultura. Esatto. Se vi è piaciuta la sigla di questa puntata di cult, la trovate su fumblegdr.it nella pagina La musica di Fumble. Perché Claudio poi per fare queste sigle si fa un culto così. Quindi io direi di chiudere adesso. Mi raccomando, votate per i Macchia Nera Internet Awards, associatevi, lasciate delle donazioni, ma non mancate di lasciare anche delle recensioni a tutti, grazie a tutti, assolutamente a tutti i nostri podcast. Basta poco, che ce l'ho. Inventatevi qualcosa. Tanto sono 12, 15, quanti sono? 20. Lasciate un punto equilibrio. E attenti alle mattonelle. Soprattutto alle mattonelle. Buonanotte. Ciao Manto, grazie, sei bellissimo. Ciao, anche Manto, da distante. Ciao, a settimana prossima. Buonanotte.